Buongiorno a tutti e benvenuto al quinto webinar del programma IPAC 2021. Come spesso dico ogni volta, si tratta del quinto appuntamento, quindi è la quinta puntata di questa nostra storia, di questa serie, dove tratteremo un tema particolarmente attuale, che è quello della digitalizzazione dei sistemi di sosta. Direi che è un tema che richiede molta attenzione da parte di tutti gli stakeholder che fortunatamente oggi abbiamo una platea veramente, veramente numerosa. Direi che voglio personalmente ringraziare TTS, che è l'Associazione Nazionale Telematica Trasporti e Sicurezza, che insieme a IPARC ha collaborato alla realizzazione di questo evento, e ringrazio anche lo sponsor unico della manifestazione, che è stato Parkit, che ha contribuito appunto al successo di questa manifestazione. Ora lasciamo spazio ai lavori, auguro buon lavoro a tutti. Lorenzo, sei tu che modererai la giornata e buon ascolto e buona discussione. Bene, grazie Fabio, buongiorno a tutti anche da parte mia. Cominciamo subito, abbiamo un'agenda piena. Passo la parola proprio per aprire la discussione e la presentazione a Leonardo Domanico, responsabile nuovi progetti del TTS. Leonardo, a te. Grazie Lorenzo, buongiorno a tutti, mi sentite? Perfettamente. Bene, Leonardo Domanico della TTS Italia e insieme al collega Stefano Andriani Smart Ticket presenteremo i risultati del gruppo di lavoro congiunto sulla digitalizzazione della sosta che ha coinvolto le due associazioni, appunto TTS Italia e IPARC. Prima di entrare nel merito, due parole per chi non conoscesse i due enti. IPARC è l'Associazione Italiana degli Operatori di Sosta e Mobilità, operativa dal 91 e che riunisce i principali stakeholder pubblici e privati del settore, mentre TTS Italia è l'Associazione Nazionale della Telematica per i Trasporti e la Sicurezza, operativa dal 99 e che rappresenta il settore degli ITS in Italia, erano i principali stakeholder pubblici e privati del comparto, sia il mondo dell'offerta, il mondo della domanda che del mondo della ricerca. Qual è l'obiettivo del documento? È quello di favorire la digitalizzazione del servizio del pagamento della sosta, nonché migliorare la qualità del servizio degli operatori fornito dagli operatori telematici, sia verso i gestori della sosta, sia verso gli utenti finali. Obiettivi che possono essere raggiunti attraverso la formulazione di raccomandazioni che abbiamo riportato appunto nel documento che sarà poi disponibile a valle del webinar, raccomandazioni che sono per tutti gli stakeholder coinvolti nel processo, operatori telematici, gestori della sosta ed enti concedenti che vedremo più avanti. Per chi sono e quali sono i vantaggi della digitalizzazione della sosta? Innanzitutto i vantaggi per gli enti locali, dovuti alla grazie a una sosta digitalizzata è possibile avere dati in tempo reale sull'attività dei gestori della sosta, nonché una disponibilità di infrastruttura tecnologica in grado di abilitare altri servizi di smart mobility legati alla sosta, come parking guidance, park and ride e così via. Nonché la possibilità di monitorare la durata media della sosta e pianificare tariffe differenziate per fascia oraria e quindi migliorare la gestione della mobilità. Ma i vantaggi sono anche ovviamente per i gestori della sosta, che hanno la possibilità di facilitare l'introduzione della gestione dei processi, come ad esempio la regolazione e il sanzionamento con strumenti digitalizzati, nonché avere disponibilità di dati per effettuare una continua attività di analisi e migliorare ovviamente la gestione del servizio stesso. E infine i vantaggi per i cittadini, gli utenti finali, che ovviamente hanno la possibilità di ricevere informazioni sugli spazi disponibili in struttura o nei parcheggi di scambio, nonché
possibilità di acquistare attraverso uno smartphone, o acquistare, effettuare il pagamento della sosta, ricevere avvisi di scadenza e la possibilità di estendere, nonché quindi percepire una minore congestione del traffico. Per ovviamente raggiungere, come accennavo prima, questi sono quindi i vantaggi di una sosta digitalizzata. Nel documento ci siamo soffermati, le due associazioni hanno affrontato, si sono confrontati e hanno elaborato delle raccomandazioni che abbiamo diviso in, diciamo, in due categorie. Raccomandazioni sul funzionamento del sistema, i cui destinatari sono i gestori della sosta e gli operatori telematici, con l'obiettivo di assicurare un'attività integrata per gli enti concedenti, e raccomandazioni tecniche e architetturali, con l'obiettivo di definire l'architettura del pagamento della sosta digitalizzata. E, Lorenzo, io mi fermerei qui sulla prima parte e passerei la parola al collega Stefano Andreani di Smart Ticket, che entrerà nel merito della proposta di raccomandazioni che abbiamo affrontato e gestito nel documento che poi sarà disponibile a valle del webinar. Grazie Leonardo. Prima di passare la parola a Stefano, vi faccio vedere che noi abbiamo il documento che è stato elaborato e da oggi è online e scaricabile per tutti che sono interessati. Adesso passo la parola a Stefano Andreani, che è il chairman della nostra commissione Digi in IPAR, che ha lavorato insieme a TTS. Stefano, può essere brevissimamente riassunto come un ingegnere informatico esperto di pagamenti elettronici con una piccola particolare, cioè la passione per la digitalizzazione dei servizi al cittadino. Quindi meglio di Stefano per fare la seconda parte della presentazione non c'è nessuno. Stefano, a te. Come ha anticipato Leonardo, il documento è strutturato in due sezioni di raccomandazione. La prima sezione, raccomandazioni sul funzionamento, con due sottosezioni: raccomandazioni sul funzionamento del sistema verso i gestori e una seconda parte della prima sezione, raccomandazione invece verso gli operatori, quindi gestori di app e altri strumenti che consentono la digitalizzazione. Il punto di vista che abbiamo assunto nell'elaborare le raccomandazioni in un gruppo piuttosto vasto di esperti, una ventina di esperti hanno partecipato con i propri contributi, il punto di vista che tutti abbiamo assunto è stato quello di mettere al centro il cittadino e quindi disegnare dei nuovi mettere in condizione gli operatori di disegnare nuovi processi che potessero essere orientati a ottimizzare il servizio per il cittadino. Questo ha portato a partire da appunto dare valore e potere al cittadino, quindi raccomandando una pluralità, la possibilità di lasciare la scelta all'utente su una pluralità di applicazioni di sosta. Chiaramente darne adeguata visibilità su parcometri, segnaletica verticale, in modo tale da rendere questa scelta effettivamente accessibile. Le altre raccomandazioni sono proprio orientate alla digitalizzazione dei processi. Sarebbe impensabile non ripensare alcuni processi, ma semplicemente adattarli al digitale. Il ripensare i processi richiede una dematerializzazione dei titoli di sosta e qui il concetto noto agli addetti ai lavori di
Electronic Vehicle Identification è chiaramente un fulcro attorno a cui ruota necessariamente il ridisegno e l'ottimizzazione dei processi. Questo consente anche questo passaggio, l'adozione, diciamo, un approccio omogeneo indipendentemente dallo strumento di accesso. Anche il parcometro, il tradizionale parcometro, deve adeguarsi per consentire a tutti i processi di funzionare indipendentemente dallo strumento utilizzato dall'utente, che sia app o il parcometro, e dunque adozione di parcometri digitali in cui sia possibile inserire l'identificativo del veicolo e dunque rendere anche possibile in questo modo la digitalizzazione della verifica. Un'altra raccomandazione in continuità con questo approccio è l'adozione di un sistema di permessi digitale. Dal punto di vista della visibilità, è molto importante, diciamo, non rendere al tempo stesso, come dicevamo, visibile il servizio per gli utenti finali, ma non invece richiedere un onere aggiuntivo non necessario. Nel momento in cui il servizio è stato e i processi sono stati completamente digitalizzati, un obbligo da parte del cittadino di esporre un talloncino, una segnaletica visiva di utilizzo del servizio, di utilizzo di un'app, riteniamo e lo raccomandiamo come superfluo. E dunque abbiamo aggiunto questa raccomandazione per effettivamente evitare ostacoli poi di adozione del servizio digitale. Estremamente importante il prevedere procedure standardizzate di annullamento della sanzione nel caso in cui nel processo qualcosa sia andato storto. Chiaramente la priorità è che, è che i processi funzionino, digitali funzionino così bene che questi casi siano estremamente rari, ma laddove vi siano dei casi di sostanzialmente errori di processo o anomalie che portano a un errore nella sanzione, prevedere delle procedure standardizzate di annullamento. E questo è importante per evitare che la fiducia del cittadino nel servizio venga minata da una immaturità di alcuni processi. Come diciamo, nel caso in cui un parking collector raccolga le informazioni, lato gestore, così come abbiamo dei service level target per gli operatori, così riteniamo analogamente debbano esserci dei service level obiettivo per il servizio di parking collector, in modo tale da garantire un'elevata qualità del servizio. Altra raccomandazione, la semplificazione burocratica. Ci sono attualmente una variegata, c'è una variegata. Un variegato insieme di garanzie accessorie che sono richieste nei convenzionamenti con i gestori. La raccomandazione è di limitarle al minimo, eliminarle laddove non necessarie. Il documento indica quali sono le casistiche in cui riteniamo non sia necessaria una garanzia accessoria. Stefano, Infine, ti devo chiedere di avviarsi alla conclusione. Sì, grazie Lorenzo. Ecco, la sezione 2 sarà molto più rapida. Dicevo, piena trasparenza del pricing è estremamente importante, con distinzione tra costo della sosta e costo degli eventuali servizi a valore aggiunto, in modo tale da rendere
consapevole la scelta dell'utente nella scelta tra le varie app disponibili. Infine, come principio, il fatto che il costo per l'evoluzione dei sistemi non deve gravare sugli operatori delle app. Abbiamo poi una seconda sezione con le raccomandazioni agli operatori, e qui non mi addentrerò. E infine, diciamo, la sezione 2, che sostanzialmente ha delle raccomandazioni tecniche e architetturali, quindi illustra quelle che sono in dettaglio le raccomandazioni tecniche per raccogliere al meglio le raccomandazioni della sezione 1, e infine possibili evoluzioni future, ampliamento di ambito e integrazione con i servizi di informazione sulla mobilità multimodale. Ecco, concludo con un ringraziamento, Lorenzo, un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla redazione del documento, e sento di parlare a nome di tutti i membri del gruppo di lavoro nell'affermare che è stato un piacere ed un onore mettere a disposizione le nostre competenze per un mercato più aperto e competitivo, al fine di dare potere al cittadino, aumentando le sue possibilità di scelta. Molti obiettivi sono stati raggiunti con questo documento, altri parzialmente. Saremo felici di proseguire questo lavoro se le istituzioni troveranno interessanti i nostri spunti per procedere nella strada di una digitalizzazione integrata e aperta. Bene, Stefano, grazie moltissimo. Adesso abbiamo la discussione. Chiedo a Rossella Panero, che è il presidente del TTS Italia, il direttore generale di 5T a Torino, ed è una persona che ha una straordinaria esperienza dedicata alle tecnologie telematiche applicate al trasporto, avendo operato sia nelle società pubbliche, quale il GCT di Torino, è molto torinese, la nostra Rossella Panero, però vive in una delle città meravigliose d'Italia. E quindi a questo punto chiedo a lei di dare il via alla discussione, e le farei una domanda per stimolarti, se posso, Rossella. Cioè, Grazie, Lorenzo. nessuno meglio di te può spiegare il contributo che il nostro documento può dare in ambito ITS. Io ringrazio Lorenzo, spero che mi sentiate bene tutti. Saluto tutti i partecipanti a questo webinar, e se Lorenzo mi concedi solo qualche secondo prima di rispondere nello specifico alla tua domanda, io vorrei invece ringraziare per TTS Italia, iPark e tutti coloro che hanno contribuito a questo lavoro, perché è nostra abitudine come TTS Italia, e lo facciamo con grande piacere e con grande convinzione sul fatto che sia utile lavorare insieme ad altre associazioni. E questo viene proprio dalla nostra natura, perché noi siamo esperti di tecnologie per la mobilità, e la mobilità è un mondo molto vasto, che vede veramente tanti soggetti e che hanno tante associazioni di riferimento di ambito più verticale, come in questo caso l'iPark, per tutto quello che è il mondo della sosta. Quindi il nostro proprio modo di lavorare è questo, sempre a braccetto, in collaborazione con le altre associazioni, convinti che lavorando insieme sicuramente si facciano dei lavori qualitativamente migliori, ma anche che, come dire, unendo le forze si possano ottenere maggiori risultati. Quindi, fatta questa piccola premessa generale, ringraziandovi molto non solo per l'invito al webinar, ma proprio per il lavoro fatto insieme, provo a rispondere alla tua domanda con alcune brevi considerazioni. Come dire, il mondo della sosta e la digitalizzazione dei processi che riguardano il mondo della sosta è un tassello che noi riteniamo importantissimo
per andare tutti insieme, concorrere tutti insieme a realizzare nel nostro paese il paradigma della mobility as a service. In questo momento siamo in molti, credo, a pensare non solo all'interno di TTS Italia, ma anche nelle altre associazioni e nelle varie organizzazioni che si occupano di gestire la mobilità, che la mobility as a service possa essere una risposta alle esigenze di mobilità che sono cambiate moltissimo in questo ultimo periodo, anche a seguito della pandemia, del Covid, che ha cambiato radicalmente anche le abitudini di mobilità delle persone. Quindi il tema della digitalizzazione di tutti gli ambiti dei trasporti e della mobilità, e la sosta è certamente uno di questi ambiti molto importanti, è fondamentale per arrivare a poter applicare veramente, a dare veramente ai cittadini dei servizi integrati di mobility as a service. Avete accennato prima nella presentazione, vorrei riprendere un concetto che ritengo, alcuni concetti che mi sembrano molto importanti, cioè la digitalizzazione dei servizi in generale, ed in particolare quelli della sosta di cui parliamo oggi, ha dei benefici per tutti gli attori della mobilità. Cominciamo innanzitutto dalle persone, dai cittadini, dagli utenti che esprimono la domanda di mobilità e che attraverso la digitalizzazione possono avere dei servizi più agevoli, più friendly, più efficaci, più semplici da utilizzare e che possono quindi consentire ai cittadini di fare più facilmente delle scelte multimodali, concetto alla base della mobility as a service, vista come servizio di mobilità integrata. Per gli enti locali in particolare, che hanno la responsabilità di gestire la domanda di mobilità, e sappiamo che è un compito veramente difficile e importante, la digitalizzazione costituisce uno strumento fondamentale e in particolare mi riferisco al tassello della sosta, è un tassello che si è già rivelato in molti casi, in molti progetti, diciamo, pilota in varie città italiane, si è già rivelato essere un tassello fondamentale per fare delle policy innovative di gestione della domanda di mobilità. Se poi pensiamo che ovviamente il tassello della sosta è molto legato a quello che è tutto il mondo dell'auto inteso come mobilità dell'auto privata, con la fatta con la propria auto, ma anche mobilità con la mobilità con la sharing mobility, quindi auto condivise, car sharing e auto condivise, con la sosta c'è, come dire, una sinergia importantissima che attraverso l'utilizzo delle tecnologie può portare a delle soluzioni veramente innovative che vengono messe a disposizione degli enti che si trovano a gestire la domanda di mobilità nelle città e non solo nelle città. Infine, per gli operatori del settore, quindi tutti coloro che operano i servizi della sosta, ma anche tutte le aziende che poi sono i loro fornitori e che fanno parte di quel tessuto importante di aziende in Italia specializzate nelle tecnologie ITS che propongono e vendono queste tecnologie, si hanno notevoli vantaggi perché si possono efficientare i servizi, come è stato detto nella presentazione, si possono digitalizzare i processi interni agli operatori che portano dei vantaggi per gli operatori stessi. Quindi non voglio rubare troppo tempo, ma volevo dare proprio una piccola panoramica dell'importanza che noi vediamo che può rivestire sicuramente la tecnologia in generale, ma nello specifico la tecnologia ITS applicata al mondo della sosta per tutti gli attori, veramente tanti, tutti gli stakeholder che si occupano di gestione della mobilità e che in questo momento stanno tutti lavorando, ciascuno con le proprie competenze e con i propri obiettivi, per capire se la mobility as a service è realizzabile in Italia. Ti volevo ringraziare moltissimo perché veramente ci hai dato un contributo con parole veramente molto importanti che ci fa capire nel nostro contesto italiano quanto è importante che facciamo questo salto per andare a tuffarsi in questa nuova dimensione per andare a rettificare tutta una serie di questioni che abbiamo in sospeso.
Grazie per ora. Passo la parola al presidente di iPark, Fabio Mosconi, che è anche il direttore della sosta parcheggi e controllerie in ATM. Fabio ha la fortuna e anche il privilegio, e anche ATM ha la fortuna di avere un grande esperto del settore. In una delle città che oggi in Italia è considerato un po' un importante punto di riferimento. Fabio, ti anticipo la domanda, poi come con Rossella, poi dopo le tue iniziali introduzioni puoi darci una risposta. La domanda per te è, ti chiedo di spiegarci perché iPark ha deciso di produrre queste guida. Fabio, a te. Ringrazio Lorenzo delle parole. Io ho la fortuna di essere uomo di ATM, quindi ho la fortuna di lavorare con una serie di colleghi che vedono le tematiche di cui parliamo oggi come un punto fondamentale della loro vita, ma davvero perché lo hai vissuto in questi mesi. Allora, io credo che come iPark avere prodotto una linea guida insieme a TTS che potesse, diciamo, costruire un percorso verso la digitalizzazione è per noi fondamentale, fondamentale perché serve per mettere ordine in un settore che, lo ricordo per chi magari qualcuno lo vive ancora oggi, dove fino a un po' di tempo fa la sosta era il bigliettino di carta, quindi il fogliettino di carta oggi si traduce in un dato, in un qualcosa che è virtuale e che fondamentalmente ha cambiato un po' la vita di tutti. Direi che il percorso della digitalizzazione per noi è iniziato, per noi, sto parlando del mondo sosta, è iniziato con l'approvazione del famosissimo e tanto discusso articolo 12 bis, no? Lo ricordiamo, a un certo punto il comma 5 dice che gli operatori della sosta possono utilizzare sistemi digitali di rilevazione, di controllo, eccetera, eccetera. E da lì è partita tutta la nostra avventura, no? Quindi per noi la partecipazione a questa predisposizione delle linee guida è stato come un punto di partenza. Poi credo sia necessario per noi aver partecipato perché, come diceva Rossella prima, il mondo, il settore della sosta, sta uscendo dalla visione, del decennio scorso e sta entrando in una logica di, massa. Quindi stiamo entrando nel mondo della mobility as a service e soprattutto stiamo entrando in una logica che vede il settore come un sistema, una parte del sistema della mobilità. Quindi lo raccontavo la settimana scorsa ai colleghi, noi siamo il primo e l'ultimo elemento del viaggio, quindi diventiamo l'elemento fondamentale, no? Cioè, lo raccontavo perché il retail, i centri commerciali hanno realizzato dei parcheggi così belli facendo degli investimenti molto importanti, ma banalmente perché il parcheggio rappresenta il primo e l'ultimo elemento che le persone vedono e quindi nel momento in cui entrano in un servizio che funziona, che è bello, che è luminoso, evidentemente godono del servizio in maniera diversa. E poi soprattutto l'altro elemento perché queste linee guida ritengo mettano ordine e soprattutto vadano a ridefinire ruoli e gerarchie dei vari stakeholder che sono impegnati in questa cosa. Quindi ci sono le pubbliche amministrazioni, ci sono i gestori della sosta, ci sono gli operatori telematici e ci sono i cittadini, ognuno nel proprio ruolo perché alla fine la pubblica amministrazione, l'abbiamo detto prima, no? Cioè le pubbliche amministrazioni finalmente hanno in mano uno strumento che consente loro di pianificare la mobilità, no? Quindi i dati che arrivano dal mondo della sosta, dal mondo dei parcheggi, di come si muovono le persone, di quanto si fermano, di come viene gestita la strada, perché banalmente ricordo che la strada non è fatta solo di persone che si muovono in autovettura, ma è fatta di merci, è fatta di
micromobilità è fatta di pedoni, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, il fatto che le amministrazioni abbiano a disposizione uno strumento che fornisce dei dati consente di pianificare. All'operatore della sosta evidentemente consente, ma quando parlo di pianificazione da parte dell'amministrazione parlo di tariffazione, di regolazione del traffico, parlo di tutte queste cose che sono ben note. Quando invece parlo di operatori, evidentemente gli operatori hanno a disposizione quello strumento che serve per gestire la sosta e quindi, lo diceva prima, non ricordo se Leonardo, Domanico o se Stefano, ma evidentemente c'è tutto il tema del controllo della sosta, della verifica che i pagamenti e quindi ovviamente tutta l'attività di controllo svolta dal nostro personale sia fatta in maniera automatica e non banalmente mandando in giro le persone a vedere se c'è il famoso talloncino, non serve più, c'è la targa che consente di... Poi l'altro tema, gli operatori telematici, ovviamente per l'operatore telematico il vantaggio l'abbiamo detto prima, l'ha detto prima Rossella, e poi ci sono tutti i vantaggi del cittadino. Il cittadino che fino a ieri si appoggiava a un tagliadino di carta, oggi ha un parcometro digitale dove digita la targa, ha un'app collegata alla sua targa, domani sarà il veicolo stesso che avrà a bordo quegli strumenti che servono per controllare, pagare la sosta, verificare i tempi, guidare verso il parcheggio libero, eccetera. Per cui questo è un po' sono un po' gli elementi. Poi c'è un ultimo elemento, e mi permetto di dirlo, cioè la sosta diventa un servizio della Smart City, quindi diventa un elemento fondamentale nell'ambito della Smart City. E non a caso... questa attività, quindi il tema della digitalizzazione, rappresenta uno dei temi fondamentali nell'ambito del PNRR, quindi diventa anche uno degli elementi chiave per la ripartenza del paese, quindi direi che sono elementi sufficienti che ci hanno fatto dire sì, questa volta partecipiamo anche noi come AIPARC a stendere un documento così, così importante. Fabio, grazie. Sì, è vero, cioè effettivamente ci troviamo in un contesto dove effettivamente c'è un, come dicono in inglese, cioè proprio è disruptive quello che sta avvenendo, ci sta sconvolgendo le acque, però quando poi avremo l'occasione di vedere quello che sono le cose che uno riesce a fare, diventa una questione che uno dice ma perché non abbiamo cominciato prima? Allora, la cosa importante però è cominciare. Adesso invito Giorgio Pizzi, che Giorgio ci ha dato veramente l'onore di essere con noi oggi. Giorgio è del Ministero della Mobilità Sostenibile, è un direttore nella direzione del TPL, è anche un componente del tavolo che sta lavorando sulla predisposizione e l'impostazione del MAS for Italy nell'ambito del PNRR. E come importante rappresentante delle istituzioni chiediamo come vede il contributo della SOST utilizzando gli strumenti della digitalizzazione per contribuire a questo sviluppo dell'ammodernamento sul quale stiamo andando. Dottor Pizzi, a lei. Grazie architetto Bannerman, innanzitutto per l'invito e per la possibilità di entrare in contatto con questo mondo, sia come rappresentante del Ministero, ma anche a titolo personale, perché sono esperienze in cui c'è sempre qualche aspetto da cogliere, è qualcosa da imparare. E in realtà dal punto di vista istituzionale la mia presenza qui è così, è eccezionale nel senso che è qualcosa a cui non avevo pensato. Però proprio come diceva l'architetto Bannerman, siccome sono nel tavolo per la promozione, lo sviluppo dell'iniziativa MAS for Italy,
ho intravisto la possibile integrazione tra il mondo della sosta, della digitalizzazione della sosta e la digitalizzazione della mobilità in generale, del trasporto urbano, del trasporto pubblico locale, del trasporto collettivo, di cui mi occupo in particolare tra le altre cose. Non ero neanche tra i fautori dell'integrazione nella mobilità come servizio del mondo della sosta, io lo devo confessare. Non dico che mi sto convertendo, ma ho riflettuto su questa potenzialità. È veramente una potenzialità. Cioè andare a prevedere una integrazione tra i servizi per la mobilità, come quello della sosta, e la mobilità come servizio significa fare entrare in contatto due mondi che rientrano nella smart city, nella città come piattaforma, nei servizi al cittadino. E anche fare entrare in contatto due mondi, come quello dell'ITS, a cui la digitalizzazione e la gestione delle tecnologie per la sosta afferisce in maniera preponderante, a quello della mobilità come servizio, che fa uso per alcuni aspetti degli ITS, ma ha tante altre diramazioni in più. Quindi, ecco, il motivo per cui sono qui è proprio questo, cioè aver colto delle possibilità, delle opportunità di sviluppo. Da questo punto di vista, ovviamente tutto sarà da sviluppare. La presenza delle istituzioni viene sia da un'iniziativa politica o un'iniziativa, per così dire, manageriale di tipo pubblico, ma viene anche dall'intraprendenza degli operatori del settore, dalla loro perspicacia, dalla loro tenacia nel far presente le loro posizioni, perché io penso che in un ambiente in cui sono presenti molti attori, ognuno abbia qualcosa da portare, un contributo positivo da portare. Quindi, ecco, in questo progetto MaaS for Italy, in cui io lavoro, è stato istituito un tavolo partenariale. Che per la parte prettamente tecnologica, per l'infrastruttura di servizi, per la condivisione dei dati e per lo sviluppo delle piattaforme, servizi per lo sviluppo delle piattaforme, c'è un tavolo a cui sono stati invitati diversi attori del settore, i più vari, tutti coloro che potrebbero avere qualcosa da dire, un contributo utile da dire. E quindi anche l'associazione che ha organizzato questo convegno, e mi fa piacere che sia stata ammessa al tavolo, e quindi potremo discutere insieme anche a TTS e a tante altre associazioni, potremo discutere nel merito gli sviluppi tecnologici di questa integrazione. Fermo restando che poi dal punto di vista della standardizzazione, perché l'integrazione presuppone una standardizzazione, c'è qualcosa da fare sicuramente. Come diceva l'ingegnere Andreani, parlava di Electronic Vehicle Identification come nocciolo per la digitalizzazione della sosta, per l'associazione della targa all'atto della sosta. Teniamo presente però che la mobilità come servizio non è rivolta al veicolo, ma è rivolta all'utente. Quindi io allo stato attuale non vedo ancora né negli standard esistenti un legame tra l'utente della mobilità urbana in generale, che sia condivisa, che sia pubblica o che sia collettiva, tra i veicoli. Forse è uno spunto interessante da percorrere per permettere questa integrazione. E poi, sempre a proposito di integrazione, auspico anche che le varie app che sono messe a disposizione degli utenti per gestire la propria sosta e gestire il proprio pagamento, e spero di non dire un'eresia, possano avere una sorta di interoperabilità tra loro.
sempre nell'ottica di semplificazione dei servizi al cittadino e dell'integrazione tra i servizi al cittadino. Ecco, e questo è un concetto che dobbiamo tenere presente anche per quanto riguarda l'integrazione tra l'emissione e la gestione del titolo di viaggio sul sistema di trasporto pubblico e il pagamento della sosta. Quindi lavoro c'è da fare anche per integrare questi due mondi, quello relativo all'identificazione dell'utente del suo veicolo e l'integrazione dell'atto del pagamento o dei sistemi di pagamento. Quindi queste sono le mie prime considerazioni su questo argomento. Grazie moltissimo. Sicuramente avremo adesso con questa missione nostra a questo importante tavolo la possibilità di scambiare nozioni. Fra poco, finito questo primo round, farò una brevissima presentazione su quello che sta succedendo in un contesto un pochino più vasto per quello che riguarda la predisposizione di standard, in modo tale che sperando che questo può dare anche un contributo, ma devo dire che la cosa veramente importante è che stiamo trovando, dico finalmente, veramente un'interlocuzione aperto, interessato, a quello che sono le opportunità che possono essere colte sia per le amministrazioni, sia per gli utenti, sia per lo sviluppo di questo nuovo processo che stiamo intraprendendo. Quindi per adesso grazie molto per questo contributo con delle indicazioni importanti. A questo grazie. Punto vorrei chiedere, abbiamo due gestori che sono presenti, Sandro Ceccarelli che è nel settore, posso dire Sandro, dal secolo scorso, si può dire, no? Quindi ecco, ha vissuto tutte le progressioni e le difficoltà attraverso di cui è passato il mondo della gestione della sosta. Io chiederei soltanto un intervento spot perché siamo andati un pochino lunghi, però come rappresentante delle grandi città, qual è il vantaggio principale che vedi con l'introduzione della digitalizzazione nella gestione dell'attività che hai in mano te, come responsabile della gestione della sosta tarifata nell'ambito di ATAC per la città di Roma? Sandro, a te. Sì, buongiorno a tutti, grazie Lorenzo, è un importante momento dove possiamo effettivamente confrontarci su quelle che sono le tematiche che, come dicevi tu, dal secolo scorso trattiamo, con tutte le evoluzioni che ci sono state nel corso del tempo, dalla figura dell'ausiliario, parliamo dal 97 ad oggi con l'introduzione della 120 e quindi diciamo così con l'inserimento nell'articolo 12 bis e quindi andando a, come dire, a incanalare la figura dell'ausiliario come una sorta di appendice alle attività di polizia. Quindi questo è una cosa, polizia ovviamente stradale, per quanto riguarda limitatamente alla sosta, è una cosa molto importante. La digitalizzazione ha avuto, diciamo così, un fenomeno accelerante per quello che riguarda le attività dei processi. In particolare, diciamo così, che la digitalizzazione ha portato dei vantaggi estremi al cittadino. Ricordava il presidente di AIPAC che l'introduzione della targa sul parcometro poi l'applicazione degli smartphone come strumenti hanno consentito la possibilità al cittadino di utilizzare la sosta diversamente da quello che avveniva prima, riportando il foglietto all'interno della macchina. Ha cercato la sosta con la digitalizzazione di eliminare tutto quel processo cartaceo che in qualche modo anche le attuali, diciamo così, disposizioni normative consentono, quindi di ridurre al massimo l'utilizzo della carta. E in particolar modo diciamo che la digitalizzazione ha portato, diciamo così, la possibilità di essere inserita in un contesto di mobilità più ampia che è quello della SMAS, quindi
È importante questo ovvio, siamo ai primi passi nell'ambito del comune denominatore dei servizi, diciamo così, all'interno della città, ma oggi l'offerta di mobilità che c'è all'interno delle città, che è rappresentato dal TPL, dalle e-bike, dai monopattini e quant'altro, la macchina potrebbe, come diceva dottore Pizzi, oggi anche la macchina è strumento, perché per esempio se ci riferiamo ai parcheggi di scambio, la macchina viene lasciata ai margini della città per poi proseguire con l'attività, e la macchina è quella che utilizza l'ultimo miglio relativamente alla necessità di mobilità che l'utente ha. E la cosa più importante, appunto, che la digitalizzazione ha portato ad avere, diciamo, al centro dell'attenzione il cittadino, perché oggi il cittadino ha la possibilità di poter utilizzare la strumentazione da qualsiasi parte, quindi attraverso il telefonino. E secondo me la sfida più importante che si deve percorrere è proprio quella, diciamo così, del confronto con quelle che sono gli obiettivi del PNRR sulla digitalizzazione, perché la sosta può in qualche modo contribuire, anzi sicuramente può contribuire ad una mobilità più generale, e utilizzando e andando ad agire su quegli aspetti, diciamo così, del traffico passivo. Penso per esempio alle bove che possono essere utilizzati nei stalli di sosta per l'occupabilità. La digitalizzazione ha portato, diciamo, le amministrazioni ad avere una serie di dati che possono essere utilizzati per le politiche sulla mobilità, quindi su quello che possono essere sia gli orari di utilizzo e quindi quello che può essere l'attività proprio, diciamo così, di fluidificazione del traffico cittadino, quindi riducendo quelle che possono essere, diciamo così, tutte quelle attività passive. E in ultimo devo dire che le attività che la digitalizzazione, come dicevo, ha consentito è quello di dare una maggior garanzia al cittadino nell'utilizzo della sosta, perché fino a ieri, diciamo, si poteva generare un contenzioso che era in qualche modo, diciamo, prodotto in forma cartacea, ed oggi con la digitalizzazione questa forma non è più consentita. Quindi è estremamente importante, insomma, andare e sviluppare ancora. Il documento rappresenta poi tutta la sintesi di quelli che sono gli obiettivi che l'AIPAC ha inteso mostrare agli operatori e anche alle amministrazioni. Quindi non vedo svantaggi nella digitalizzazione. Ovviamente bisogna tenere presente il contesto privacy. Su questo abbiamo, diciamo così, credo poi una discussione più grazie, grazie Sandro, perfetto, sintetico e puntuale come sempre. Dall'altra parte, con l'introduzione dello smartphone e le nostre abitudini stanno cambiando, e quello che stiamo facendo noi è proprio adeguarsi a quelli che sono gli andamenti tecnologici e di abitudine e comportamento delle persone. Adesso invito Roberto Ferrari, che Roberto è un, anche lui è un, posso dire, visto che c'è i capelli bianchi, un altro vecchio nel contesto del contesto della sosta. Roberto è il CEO del Gesto Party, che è una società che opera in una dimensione nell'ambito proprio delle città medie e turistiche, e quindi lui ha vive un rapporto diverso per quello che riguarda l'interfaccia con le pubbliche amministrazioni, però è anche una clientela più variegata, perché c'è di mezzo anche le città turistiche. Roberto, proprio in una pillola, anche per te i vantaggi che ha portato l'uso dei sistemi digitalizzati in queste realtà. So che hai fatto moltissimo in questo contesto, però se molto brevemente puoi dare questa condivisione con la platea. Roberto, a te. Intanto buongiorno a tutti, è già stato detto molto, e intervenire dopo il dottor Ceccarelli lascia sempre poco spazio a delle cose in più da aggiungere, perché è stato esaustivo in tutti quelli che sono gli aspetti
diciamo, da parte che può portarvi il gestore della sosta. Quindi, come diceva prima il dottor l'architetto Bannerman, noi gestiamo aree di sosta, città che hanno, diciamo, un carattere turistico, e quindi abbiamo vissuto, diciamo, questa esperienza della digitalizzazione, della necessità di dare dei servizi che in Italia non erano ancora presenti in anticipo rispetto anche forse alle città metropolitane, derivava proprio dal fatto che bisognava in qualche maniera accontentare quelle che erano le esigenze del cittadino straniero che, arrivando in città, nelle nostre città, potesse trovare le stesse condizioni che aveva nei suoi paesi. Noi sappiamo perfettamente che in Europa la digitalizzazione si è sviluppata in maniera molto importante, soprattutto nei paesi nordici, quali Olanda, Germania, Scandinavia, eccetera, eccetera. E quindi questa necessità da parte dei sindaci, della parte politica, che voleva in qualche maniera ben figurare con i propri turisti, soprattutto stranieri, ha determinato e ha spinto un po' un'evoluzione di queste nuove tecnologie in maniera già presenti da almeno 4-5 anni. Quindi tantissimi sono i vantaggi, sono già stati detti tutti, non ne posso aggiungere altri. Considerate solo un aspetto che forse non è ancora stato trattato, per cui posso darvi un piccolo spunto di riflessione, che la digitalizzazione della sosta in pratica si concretizza con tante attività che derivano, ad esempio, dal centralizzare i parcometri e avere tutti gli impianti di pagamento tradizionali, parcometri, impianti a sbarre, centralizzati, e avere questo dato, avere il dato puntuale di ogni transazione effettuata su queste apparecchiature, su cui vengono effettuati pagamenti in maniera diversa: monete, banconote, carte di credito, contactless, eccetera, eccetera. Ecco, questa marea di informazioni che arrivano, fino a quando ci sono state fornite dai fornitori delle apparecchiature diciamo, non online, potevamo solo fare delle grandi statistiche, utili sempre ad approfondire argomenti rivolti al miglioramento della mobilità e della sosta, ma sicuramente a venire. Oggi invece tutte queste informazioni ci arrivano online, sono immediate, e quindi l'informazione immediata, ben utilizzata e ben gestita, raccolta in un unico hub su cui dovranno provenire le informazioni di tutti i sistemi di pagamento, ci danno una grossissima possibilità, cioè quella di dare informazioni all'utente sulla immediatezza, sulla disponibilità o meno di aree di sosta nei diversi punti strategici della città, e quindi in maniera molto semplicistica anche poter intervenire su queste informazioni e indirizzare l'utente a determinate aree che forse in quel momento sono, diciamo, meno utilizzate e su cui è più facile dare disponibilità e quindi accontentare la richiesta dell'utenza, e quindi favorire anche questa logica della mobilità che non parassita, quindi a minore impatto di inquinamento, eccetera, eccetera. Quindi è stata utilissima, e vi posso garantire che i centri e le città che noi gestiamo sono tutte molto interessate a questo nuovo sviluppo, a questo, diciamo, nuovo processo. Fino a qualche anno fa eravamo noi a promuovere queste nuove iniziative, in questo momento invece, nell'ultimo anno, forse anche a causa pandemia, questa sensibilità è aumentata moltissimo anche da parte oltre che degli uffici tecnici, ma anche soprattutto della parte politica. E questo è importante, va sfruttato questo momento assolutamente, per cercare effettivamente di dare una spinta decisiva a questa nuova politica, a questo nuovo concetto di dare informazione, migliorare il servizio all'utenza, e con tutti gli aspetti positivi che sono stati
anche dal controllo delle contravvenzioni, chiaramente da parte della polizia, dei controllori, a livello amministrativo, a livello di contabilità e quant'altro. Grazie Roberto, devo dire che hai toccato un tasto che effettivamente è uno degli elementi centrali per poi spostarsi e indirizzarsi veicolizzandosi verso il MAS, perché l'informazione in tempo reale è uno degli elementi chiavi, perché senza quello non riusciamo ad andare da nessuna parte. Abbiamo superato un pochino il nostro tempo, però vorrei approfittare per fare una brevissima illustrazione di quello che sta succedendo nell'ambito di un contesto un pochino più ampio, cioè per quanto riguarda la preparazione di standards per dati. Vedete, Vale, andiamo online. E finito questo, ho una domanda che vorrei fare a ciascuno proprio come una pillola. Allora, illustrerò come la digitalizzazione e la predisposizione di standard consentiranno una gestione sostenibile dei servizi della sosta per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della mobilità sostenibile. Questo è il contesto in cui stiamo operando. Stiamo parlando della distribuzione dell'Associazione Nazionale, di 22 associazioni nazionali che fanno parte dell'EPA. C'è la condivisione? È tutto a posto. Dove abbiamo 26 milioni di posti auto fuori strada, in strutture, 14 milioni su strada, 500.000 dipendenti e 26 miliardi di ricavo. Più che altro per dire che c'è un bagaglio di esperienza notevole in questo particolare contesto. Il tema che all'ordine del giorno di tutte le amministrazioni e tutti i decisori è come andare verso piani urbani sostenibili, e quindi questo è un documento che è stato elaborato nell'ambito delle piattaforme delle varie commissioni europee, dove fra le altre cose la gestione della sosta, compresa la raccolta dati e lo scambio e l'uso interoperativo, deve diventare una spina dorsale dei PUMS, che sono i nostri piani urbani della mobilità sostenibile, in quanto è la principale attività di spinta per regolamentare l'uso dell'auto privato. Per quello che riguarda l'introduzione della digitalizzazione, qui ci sono punti salienti che fanno già parte delle politiche di organizzazione, partendo, come abbiamo sentito stamattina, dal fatto che il riconoscimento della targa è il punto di riferimento, perché questo diventa nuovo elemento identificativo del titolo di sosta di quel veicolo in quel particolare contesto. Ci abbiamo la possibilità di tariffe variabili, uso variabile dello spazio e dello sosta. Questa è un'altra cosa importantissima, perché siccome abbiamo i spazi che sono limitatissimi, abbiamo la possibilità di ottimizzare e differenziare questo utilizzo con logiche gestionali che sono già operazioni in atto. Pagamenti multicanali, di cui abbiamo sentito parlare molto, e il documento preparato da AIPAC e TPS insieme illustra questo. Ovviamente c'è l'integrazione con le nuove forme di mobilità, e la cosa importante è che tutto è veicolizzato dall'uso di data, e in questo particolare caso la questione di data dell'Alliance. L'Alliance è una storia interessante. Nel 2018, insieme alle varie presidenze del British Parking Association, IPMI, che è l'International Parking and Mobility Institute del Nord America, che poi fra le altre cose cuba circa 9.000 organizzazioni e società che lavorano nel settore, ci siamo resi conto in una delle nostre riunioni di presidenza, eccetera, che stiamo tutti lavorando sullo stesso tema che riguarda l'organizzazione e cercare di rendere omogeneo i dati che vengono elaborati nel settore della sosta per interfacciarsi con altre realtà. Quindi abbiamo costituito l'Alliance for Parking Data Standards,
E siamo già oggi a release 3.1 e inoltre c'è un'importante indicazione di quello che stiamo riusciti a fare finora con DATEX 2. Allora, l'Alliance fornisce protocolli che permettono agli operatori del settore della sosta, al settore dell'automotive, come abbiamo sentito dal nostro presidente prima, che ormai c'è l'interfaccia con l'intelligenza a bordo dell'auto o dell'autoveicolo, perché qui c'è bisogno di fare una precisazione. Non stiamo parlando di parking data standard solo per automobili, stiamo parlando di standards per veicoli, perché come vedremo tutti i veicoli prima o poi hanno bisogno di fermarsi e poi dopo lì ci siamo noi. Poi ai processi di pagamenti, ai fornitori di servizi, di scambiare informazioni e trasferire pagamenti fra diversi enti e fornire benefici qualitativi agli utenti. Allora, dobbiamo rendersi conto che la sfida, la mobilità urbana è sicuramente una delle sfide più difficili a livello di sistema, e per consolidare l'avanzamento della gestione digitalizzata della sosta stiamo ormai in fase finale di realizzazione dei standard per contribuire ad implementare politiche per facilitare l'integrazione dell'ecosistema della mobilità urbana. Per darvi poi un esempio, il Ministero del Trasporto del Regno Unito, quindi i colleghi di Giorgio Pizzi a Londra, stanno già utilizzando questi standard APDS nell'impostazione e nella realizzazione di quello che sarà il loro piattaforma nazionale per la gestione della sosta. Fra le altre cose, questo ministero ha dato anche dei contributi allo sviluppo del settore. Allora, questo è l'ecosfera dello smart parking. Come vediamo, è una specie di super spaghettata, se vogliamo, però fa capire la complessità di quello che ci sono, con cui abbiamo bisogno di operare. Ci sono gli app dei clienti, le prenotazioni online, l'informazione a bordo dei veicoli che sono connessi. Stiamo già lavorando in certi contesti proprio con l'uso e la guida dei veicoli privati. Stiamo lavorando sull'off street, sulla strada, software in struttura. Ci sono servizi di valet parking, siamo collegati con il trasporto pubblico, c'è tutto il mondo della ricarica elettrica, cioè fino a prova contrario, almeno oggi come siamo messi, se vuoi ricaricare l'auto le devi parcheggiare, perché non hai altro modo per collegarsi alle spine. E quindi c'è il tema della sosta su strada, c'è l'interfaccia con la micromobilità, e in più c'è anche la questione di doversi collegare con la questione della logistica ultimo miglia e la gestione del bordo strada. Quindi in questo contesto vediamo che ormai l'ambito si sta integrando abbastanza. Ovviamente, oltre a questo, i contatti sono in stretto collegamento con gli sviluppi dell'IT, e qui ringrazio ancora Rossella Panero e il TTS per tutto quello che sicuramente potremo fare in Italia, non escludendo quello che è anche il tema importantissimo che riguarda le mappe. Allora, questo diagramma è un pochino più complicato, però tutte le bolle che ci sono intorno danno un'indicazione di quelli che sono i vari ambiti che hanno bisogno di essere interconnessi. In questo contesto DATEX 2 è uno standard per lo scambio dei dati per il settore della gestione del traffico tra l'industria, gli operatori, i fornitori di servizi e il media partner, oltre al settore della sosta e parcheggi. Ci sono tutti i riferimenti CEN e c'è quant'altro. La comunità europea di DATEX ha deciso di collaborare con il settore della sosta per revisionare il loro modello Parkex 2 sulla sosta. Un fattore rilevante dietro questa scelta è stato il vasto coinvolgimento, il sostegno e il contributo del settore internazionale tramite l'APDS per una questione di credibilità e di sostanza. Prossimamente ci sarà l'integrazione con gli standard ISO che sono in corso di formalizzazione
per dati inerenti al settore della sosta nel work item TS 5206/1 Intelligent Transport Systems, eccetera, eccetera, e l'iter sarà completato a breve. Questa iniziativa permetterà agli operatori pubblici e privati in tutta l'Unione Europea di adempiere agli obblighi del regolamento delegato UE riguardante la predisposizione di dati sulla sosta urbana e la sosta dei mezzi pesanti nel National Access Points, che è un altro tema che abbiamo bisogno di prendere in considerazione. Infine, questo diagramma qui illustra quelli che sono i cambiamenti che stanno avvenendo nell'ambito della mobilità urbana, dove abbiamo il veicolo in sosta, però un veicolo in sosta che mentre in sosta non è più statica, perché ci sono ricariche, ci sono gli scambi, ci sono veicoli in sharing e quant'altro. Poi c'è il tema del movimento delle persone, che vede un coinvolgimento anche qui tramite collegamenti, app, sistemi di pagamento e quant'altro. I movimenti delle merci, come abbiamo detto prima, è un tema importantissimo. Questo ha tutto un riflesso sull'organizzazione dello spazio pubblico e non va escluso l'attenzione alle necessità di accessibilità e di movimento in sicurezza dei veicoli di emergenza. Quindi è prossima al completamento la predisposizione di standard per assicurare puntuale e precisa informazione sulla sosta nei parcheggi e su strada, che in inglese ormai si chiama curbside, per molteplici servizi alla mobilità e agli stakeholder del sistema della mobilità, nonché le pubbliche amministrazioni. Quindi con questo vi ringrazio e spero di avervi dato una brevissima panoramica su quello che sta succedendo, di cui IPAC fa parte, perché essendo uno dei 22 partecipanti. Allora, a questo punto, mentre torniamo in collegamento diretto, volevo trovare il modo di farvi solo una domanda, cioè noi abbiamo una realtà che effettivamente sta andando a una grandissima velocità, come è stato anticipato. Abbiamo bisogno poi però di trovare il modo di allineare quello che riguarda lo sviluppo della tecnologia con l'impianto delle normative. Allora, a questo punto chiedo a due dei nostri ospiti, se posso, uno brevissimamente a Rossella e uno a Giorgio Pizzi, cioè se secondo voi questa è un'attività che potrebbe far parte di questo tavolo sul quale stiamo lavorando per quanto concerne il MAS. Rossella. Grazie Lorenzo che mi dai la parola, che sicuramente poi Giorgio penso potrà proseguire meglio di me nella risposta alla tua domanda, però io ci tengo a dire una cosa. Con il Ministero della Mobilità Sostenibile stiamo lavorando assiduamente, non solo adesso ma da molti anni, proprio per far sì che, come dire, si possa ottenere un allineamento tra quella che è l'innovazione tecnologica e tutto quello che il mercato mette a disposizione e la cui adozione può portare dei benefici per la mobilità e per tutti gli attori, come abbiamo già detto, e tutto quello che è l'impianto normativo. Infatti ci sono già stati negli ultimi anni numerosi atti normativi, decreti, atti di altro tipo che sono stati definiti in collaborazione con una forte collaborazione col Ministero e sono stati tutti atti abilitanti. Cioè a noi di TTS Italia piace pensare, ma pensiamo che sia la realtà, all'azione normativa come un'azione sicuramente necessaria, sicuramente anzi indispensabile, regolatoria, che serve a favorire proprio lo sviluppo non solo chiaramente di un settore o di più settori di mercato, ma favorire lo sviluppo di servizi, il miglioramento di questi servizi e la dinamicità
dinamica che caratterizza l'innovazione tecnologica, quindi l'elemento che poi fa sì che sul mercato si rendano disponibili nuove soluzioni, è molto elevata e talvolta nel nostro paese non è per niente semplice poter tenere questo ritmo a livello normativo e avere delle normative, un esempio fra tutte può essere il codice della strada, così importanti per tutti i risvolti e tutti gli impatti che hanno, che possano diventare al contempo elementi abilitanti per favorire l'utilizzo di queste tecnologie per il miglioramento dei servizi. Quindi questo richiede una fortissima collaborazione tra i soggetti, diciamo, competenti sul piano delle tecnologie, come può essere TTS Italia, con tutti gli associati di TTS Italia, che sono, ricordo, davvero tante aziende, ma non solo le aziende, anche gli enti locali che hanno aderito alla piattaforma e che poi sono gli utilizzatori di queste tecnologie, che quindi talvolta sono anche loro soggetti che vedono poi sul campo le difficoltà che possono anche derivare dal fatto che la normativa in qualche caso non è al passo con la tecnologia e crea problemi operativi, di gestione operativa nell'uso di questi sistemi. Quindi la soluzione, secondo me, è, almeno lo strumento è uno, lavorare in strettissima collaborazione con i ministeri, nello specifico in questo caso stiamo parlando del MIMS, ma anche con altri ministeri. La collaborazione, mi sento di dire, ma poi soprattutto lascio la parola a Giorgio Pizzi su questo, la collaborazione c'è, fattiva, operativa, lavoriamo insieme quotidianamente e quindi crediamo che tra le azioni da perseguire per arrivare al master, anche parlando dell'iniziativa MAS, da un lato ci siano azioni che anche attraverso i finanziamenti del PNRR possono favorire lo sviluppo di servizi, la prova sul campo di questi servizi, stabilirne la fattibilità, ma dall'altro c'è tutto un filone di attività che va in parallelo, che è proprio quello sull'azione normativa che si rende necessaria. Quindi questo lascio la parola subito a Giorgio. Grazie Rossella, grazie moltissimo. Effettivamente aspetti abilitanti è quello che ci serve per poter andare avanti e quindi anche noi, e l'ultima parola la lascio ovviamente al Presidente, però collaborazione a go go, perché altrimenti non riusciamo ad arrivare a Damma. A Giorgio Pizzi, per quello che riguarda il coinvolgimento del Ministero, pensa che anche questi aspetti normativi possono far parte del lavoro sul tavolo del MAS? Dunque, il lavoro sul tavolo serve allo stato attuale del tavolo a definire bene dei requisiti funzionali per lo sviluppo, per la progettazione e il successivo sviluppo di quel livello infrastrutturale di servizi di base che serve per creare delle piattaforme, inizialmente nelle città metropolitane, poi in aree di estensione diversa e poi auspicabilmente in tutte le realtà del territorio nazionale. Questo è l'oggetto del tavolo. Invece, il banco di prova per verificare l'andamento della mobilità come servizio nella sua fase iniziale sarà la realizzazione dei progetti pilota. È dall'esito dei progetti pilota che trarremo spunti dal punto di vista normativo, sia per quanto riguarda la governance, sia per quanto riguarda la regolazione ed eventualmente per la revisione dell'attuale rapporto tra i concedenti e gli operatori. Tenete presente che, a mio modo di vedere, la mobilità come servizio e il suo fulcro, cioè la piattaforma, introduce un nuovo attore sul campo della mobilità. Non ci sono più solo gli operatori del trasporto, le aziende del trasporto, ma c'è anche la piattaforma. Questo è un nuovo soggetto di natura diversa, con capacità pervasive, con possibilità di dare agli utenti interazione, servizio, ma anche
estraendo informazioni e dati dagli utenti. Quindi non è indifferente la presenza di questo nuovo attore sul campo e dovrà essere, a mio modo di vedere, e lo spero, oggetto di particolare attenzione nella revisione normativa. La mobilità come servizio non è un esercizio di informatica in cui si mettono insieme i servizi delle varie aziende per renderli agli utenti e per dare agli utenti la possibilità di acquistare un unico titolo valido in tutto il percorso da ABI. Non è questo servizio, non è un esercizio di informatica di questo tipo, è molto di più. E quindi dal punto di vista normativo dovrà essere colta questa peculiarità, non propriamente tecnologica, più di tipo sociale forse, e anche di tipo economico. Dal punto di vista della sosta, delle ricadute della normativa sul mondo della sosta e della digitalizzazione della sosta, potranno offrire indicazioni per lo sviluppo normativo quei progetti pilota che riusciranno ad integrare al loro interno, ma anche in un secondo momento, non necessariamente in questa fase che è proprio primordiale, operatori della sosta. Quindi quando vedremo la mobilità come servizio estesa un po' oltre al suo confine, cioè proprio sulla frontiera della sosta che costituisce il passaggio tra l'utilizzo del mezzo privato e l'utilizzo del mezzo pubblico, del mezzo condiviso o del servizio taxi o qualcosa del genere, allora potremmo prevedere un'evoluzione normativa. Però c'è anche un ulteriore spunto che è un po' più attuale e recente di quello futuro che ho presentato prima. Il decreto legge 76 del 2020 prescriveva l'emanazione da parte del Ministero di un decreto attuativo che permettesse l'interoperabilità degli strumenti di pagamento nei titoli di viaggio, per i titoli di viaggio all'interno dei territori comunali per i servizi di trasporto pubblico. Allora, una immediata estensione di questo decreto attuativo devo confessare è fermo, è in fase di stallo perché abbiamo dirottato gli sforzi e le energie verso altre attività. Però una immediata estensione di questo articolo 24 del DL 76-2020 potrebbe riguardare proprio il mondo della sosta e sarebbe più pertinente in quanto i comuni hanno poco a che fare con l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto, non sono i soggetti preposti a fare questo tipo di lavoro e da ciò deriva anche la nostra difficoltà nell'emanare il decreto attuativo. Se al posto di servizi di trasporto ci fosse stato servizi di sosta, saremmo andati a nozze oggi. Grazie, dottor Pizzi. Noi avremo sicuramente, diciamo, un periodo piuttosto intenso nei prossimi mesi e probabilmente nei prossimi anni. Sono sicuro che con questo dovremo riuscire a fare miracoli per quanto riguarda la riorganizzazione funzionale delle nostre città. Vorrei chiudere questa prima sessione ringraziando tutti. Fabio, se c'hai un commento in chiusura, e poi dopo partiamo con la seconda sessione, che siamo un po' in ritardo, ma era inevitabile che andava lungo. Lorenzo, un commento rapidissimo, nel senso che ovviamente siamo già fuori tempo massimo e dobbiamo lasciare spazio agli altri. Però la discussione è stata di un grandissimo interesse. Io credo che oggi abbiamo aperto veramente una strada importante, abbiamo spianato una strada importante. Quindi io ringrazio Giorgio Pizzi per questa apertura che ci ha dato, perché effettivamente il fatto di poter partecipare al tavolo partenariale del Ministero è per noi, oltre che di grande interesse, perché riusciremo a mettere a disposizione tutte le nostre competenze, tutte le nostre risorse per portare avanti questo progetto, ma soprattutto è una grande opportunità per il settore, perché entrare a far parte del mondo dei mass per noi è un'operazione veramente veramente importante. Poi ringrazio soprattutto Rossella Panero, ringrazio TTS perché ci hanno veramente aiutato, supportato in questa cosa, e devo dire che è iniziata una grande collaborazione. Io spero che questa cosa
vada avanti, perché effettivamente quello che i due settori possono dare in questo mondo è veramente una cosa di ampio spettro e soprattutto di grande opportunità per l'intero paese. Confermo solo un flash, chiaramente sulla volontà di proseguire la collaborazione e sulla necessità di un approccio, lasciatemi usare questa parola di moda, veramente olistico, che bisogna avere, inclusivo, per arrivare al paradigma del MAS, che insomma penso di poter dire in cui tutti crediamo possa essere una soluzione. Benissimo, ottimo, magnifico. Devo dire che come prima sessione sì, siamo andati lunghi, però dall'altra parte gli elementi che sono stati messi sul tavolo hanno giustificato ampiamente questo. Adesso partiamo alla seconda parte, che entriamo un po' più negli aspetti pratici e immediati che vanno presi in considerazione. Abbiamo diviso questa sessione in tre gruppi, dove c'è un primo flash con due esperti legali per quanto riguarda temi sulla privacy e soluzione da implementare per gli operatori della sosta. Invito per prima avvocato Michele Vescia, che è il direttore affari legali e societari dell'ATM, e lei ci darà via alle danze su questo argomento. Avvocato, a lei, grazie. Grazie per la presentazione, sarò breve, spero di non annoiarvi dopo le cose interessanti che ho sentito nella prima sessione. Vediamo se riesco anche a mandare avanti le pagine. Sì, ok. Allora, cosa facciamo? Una breve panoramica su ATM e le attività che svolge come gestore della sosta, del parcheggio, della controlleria. Vediamo che i soggetti coinvolti sono il Comune di Milano, che è il concedente dei servizi all'utenza, ATM come gestore, i terzi operatori dei servizi connessi, ovviamente sullo sfondo, anche se non rappresentati, ci sono gli utenti. Chi è il titolare del trattamento e chi è il responsabile? Sveliamo subito il mistero, non vogliamo tenere la suspense su questo argomento che è sempre un po' spinoso. In tutte le situazioni che andremo a declinare brevemente, ATM assume il ruolo di titolare del trattamento rispetto al Comune di Milano, che è il committente di tutti i servizi che andremo a vedere. E questo perché rispetto al committente ATM è il responsabile delle scelte operate nel contesto della protezione dei dati. Di conseguenza, i terzi operatori con cui ATM entra in relazione per offrire servizi agli utenti sono nominati responsabili del trattamento. Velocemente individuiamo in queste slide la tipologia dei dati che vengono trattati per i vari servizi offerti, per i servizi sosta su strada e parcheggi in struttura. Per la sosta su strada, come vedete, per la vendita dei titoli di sosta abbiamo due diverse modalità: abbonamenti o sosta occasionale. Il dato trattato è generalmente solo la registrazione della targa, salvo il caso degli abbonamenti a cui accede anche un credito agevolato, che richiede un'istruttoria e quindi naturalmente dei dati ulteriori anagrafici e professionali, e quello della sosta occasionale con ticket parcometri, che registra anche la transazione elettronica. È importante precisare sotto questo profilo che nel nostro database non è fatta alcuna associazione tra il pagamento con bancomat o carta di credito e la targa dell'autoveicolo. Per quanto riguarda il controllo della regolarità del pagamento, abbiamo diverse modalità anche qui di accertamento a cui accedono diversi dati trattati. Generalmente possiamo dire che il dato principale è la registrazione della targa. Abbiamo poi dati del veicolo e, a seconda delle modalità, località o coordinate GPS rispetto alla localizzazione del veicolo stesso. Abbiamo poi parcheggi in struttura. Anche qui la distinzione tra sosta occasionale e abbonamenti. Rispetto ai dati che abbiamo visto sinora, abbiamo la registrazione della targa e delle transazioni elettroniche, a cui si aggiunge il dato dei passaggi in barriera.
Tutto questo per dire, trattando questo tipo di dati, cosa deve fare il gestore della sosta per essere compliant con la normativa sulla privacy? La parola fondamentale che abbiamo voluto evidenziare è quella dell'accountability. Sostanzialmente il gestore deve conformarsi al principio di responsabilizzazione che si declina nella attività di scelta e rendicontazione in merito al trattamento dei dati. Cosa vuol dire questo? Che il titolare del trattamento deve essere da un lato responsabile del rispetto della normativa applicabile, ma deve essere poi in grado di dimostrare attivamente in concreto la propria compliance e quindi come ha reso possibile essere compliant alla normativa. E quindi accountability vuole evocare proprio la dimostrazione del modo in cui viene esercitata la responsabilità e la sua verificabilità. Cosa ha fatto ATM fin qui per rendersi il più possibile accountable? Il primo passo, quello che citavo prima, è stato il riconoscimento della propria qualifica di titolare dei dati. Nel porsi il problema del suo ruolo nell'ambito del GDPR, ATM ha scelto, dopo un'attenta analisi delle proprie modalità di trattamento, di qualificarsi come titolare autonomo dei dati. Da questa scelta ovviamente è dipesa la necessità di avere una compliance alla normativa conforme al ruolo di titolare autonomo. E questo è un processo complesso in costante miglioramento. Per parte nostra è stato recentemente oggetto anche di un audit interno alla luce della recente ordinanza e ingiunzione del garante della privacy di luglio scorso che attinge a temi che ci riguardano molto da vicino. È stata quindi data grande importanza a tutte le attività ovviamente richieste dalla normativa con il sostanziale apporto del nostro DPO che è Ignazio Valtimora, che cito perché è importante anche per me, e queste attività sono naturalmente il costante aggiornamento del registro delle attività di trattamento, la nomina e gestione dei responsabili esterni al trattamento che citavamo prima, la gestione delle informative agli interessati naturalmente, e sono state poi necessarie delle scelte ben precise di data retention e quindi sul tempo per cui si possono legittimamente conservare i dati, le cui tempistiche sono determinate sulla base dei criteri diversi in funzione del diverso trattamento effettuato. Non ve le declino nel dettaglio, come noto la regola generale prevede 90 giorni più 5 anni per contenziosi e motivi fiscali, e ne abbiamo poi altri relativi alla ricarica dell'abbonamento, al registro della targa e al registro della targa per fini sanzionatori. ATM preciso anche che non effettua alcun trasferimento di dati all'estero e ha adottato, sono qui riassunte in sintesi, anche le adeguate misure tecnico-organizzative di sicurezza rispetto ai trattamenti effettuati e quindi ha provveduto alla nomina di amministratori di sistema, nonché alla gestione e verifica della loro attività svolta attraverso un sistema gestionale di file di log che contengono quindi un po' l'intera storia delle operazioni effettuate e verifica anche gli accessi con un sistema di alert per segnalare eventuali comportamenti anomali o accessi non autorizzati. Naturalmente questo ci porta anche all'adozione di procedure per worst case scenario che sono legate a disaster recovery e business continuity. Però oggi si è parlato di digitalizzazione, anche di prospettive masse, quindi di futuro, e dunque ci piaceva anticipare un po' degli argomenti che guardano al futuro, speriamo prossimo. E quindi dopo aver parlato dell'ESIS e dei dati che trattiamo vorremmo immaginare come potranno essere i dati che magari tratteremo in futuro. Sappiamo infatti che il trattamento dei dati richiede necessariamente un'adeguata base giuridica e che il trattamento per scopi che esulano da quello per cui è stata individuata la base giuridica richiedono un necessario consenso che non sempre è praticamente ottenibile. E dunque abbiamo visto molto lavoro sulla anonimizzazione dei dati,
per renderli comunque utili, ma nel rispetto della normativa. Oggi ci stiamo confrontando con progressi della ricerca scientifica e tecnologica che ci propongono l'uso di dati cosiddetti sintetici. Dati sintetici che sono dati non personali ai sensi della normativa privacy, quindi non hanno nessun impatto da quel punto di vista, ma sono dati che comunque hanno una valenza statistica molto elevata e che quindi possono essere utilizzati in azienda per varie finalità che proverò a descrivervi. L'interesse che abbiamo per questo tipo di dati è proprio perché consentirebbero un contemperamento della privacy con l'utilità ai fini di analisi e creazione di modelli di machine learning partendo da un dato reale. La tecnologia con cui vengono generati i dati sintetici ha la necessità di rispettare due requisiti: la minimizzazione del rischio di reidentificazione degli interessati e la conservazione della validità statistica dei dati generati e anche la correlazione statistica tra i vari dati raccolti che possa essere matematicamente misurabile e dimostrabile e che quindi possa essere reliable per chi utilizza questi dati. Quali sono gli scenari tipici per cui questi dati potrebbero essere molto interessanti? In realtà di gruppo molto articolate, quindi con tante società partecipate, consentono di abbattere i Chinese walls tra le società e questo anche in termini di semplificazione dell'impianto privacy del gruppo e minimizzazione dei costi di compliance. In generale, questo intuitivamente... Avvocato, scusi, la devo chiedere di arrivare verso la fine perché abbiamo bisogno di... Perfetto. Sì, sì. Monetizzare ovviamente questi dati come patrimonio dell'azienda e utilizzarli per ricerca e sviluppo di software e tecnologie che si basino sulla valenza statistica di questi dati. E quindi finisco con questa visione un po' avveniristica, che spero però più possibile vicina. Grazie avvocato, grazie moltissimo. Come vedete, tutto quello che riguarda l'introduzione alla digitalizzazione porta necessariamente delle considerazioni che vanno a inglobare e condizionare moltissimo l'attività, ma insomma niente che non può essere preso seriamente in considerazione e fatto riuscire bene. Passo la parola adesso all'avvocato Emanuele Filippone, che è il Compliance Officer e Data Protection Officer dell'ADR dell'aeroporto di Roma. Avvocato, a lei. Eccoci, sì, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie ancora per l'opportunità. Allora, ho provato anch'io a mettere un po' in qualche slide una correlazione tra quella che è la normativa sulla protezione dei dati personali, che spesso poi... noi chiamati a confrontarci con l'operatività tutti i giorni, sembra essere quasi così, un mero adempimento burocratico, ma può rappresentare per, diciamo così, business come quello della sosta, della mobilità, che stanno andando giorno dopo giorno verso la digitalizzazione, anche uno strumento per efficientare sicuramente i processi. Ecco, io come punto di partenza ho scelto di partire appunto dalla definizione di dato personale, perché spesso nel confronto tra legal e business poi manca una chiarezza su quello, su cosa riguarda di fatto la normativa privacy, quindi dato personale è tutto ciò che consente ad un'azienda di risalire ad una persona fisica identificata o identificabile. Questo vuol dire che io ho dati personali in tutti quei casi in cui sono in grado sia di conoscere il mio cliente, il mio utente, ma anche quando vado a raccogliere dati che, pur non consentendomi una diretta risalita verso nome e cognome del mio utente, vengono anche in base a quelli che sono i provvedimenti delle autorità competenti in materia classificati come dati personali a tutti gli effetti. Ed è chiaro che nel momento in cui mi trovo come azienda a gestire attività che comportano il trattamento di questi dati, e come vediamo qui
anche la definizione di trattamento dei dati personali che abbiamo riportato è molto, molto ampia, sono chiamato a rispettare tutta una serie di requirement che la normativa sulla protezione dei dati mi impone. In questa slide ho cercato di racchiudere e semplificare rapidamente quelli che sono i principali ambiti in cui nel gruppo ADR e in particolare nella realtà di ADR Mobility che si occupa della gestione dei servizi di mobilità e parcheggio abbiamo individuato come trattamenti di dati personali. E quindi partendo sia dal servizio sulla gestione dei parcheggi, in cui una riflessione su quali sono i dati personali che tratto come azienda deve essere sicuramente effettuata, la prenotazione online, che forse insieme al marketing è un po' più l'ambito su cui bene o male tutti quanti siamo abituati ormai a confrontarci nella raccolta dei dati personali dei clienti, ma anche il monitoraggio delle aree, quindi penso a aree ZTC, ZTL, gestione che faccio per soggetti terzi di parcheggi. Ecco, in quei casi raccolgo tutta una serie di informazioni che sono l'ingresso, l'uscita di un veicolo, la targa da un determinato spazio. I parcometri, quindi soprattutto i parcometri di ultima generazione che per il pagamento della sosta e per evitare poi l'esibizione del tagliando richiedono l'acquisizione del dato personale targa, che a tutti gli effetti oggi viene riconosciuto come tale, e anche poi momenti anche magari successivi a quella che è la semplice sosta, il semplice momento in cui l'utente si avvale dei miei servizi, e quindi l'eventuale successiva gestione di eventuali reclami o richieste di rimborso. Ecco, in quel caso come azienda vado a trattare tutta una serie di informazioni personali, di dati personali su cui devo porre tutte le attenzioni e le cautele del caso. Da ultimo poi ovviamente i rapporti con i soggetti terzi, no? Chi gestisce di fatto la mobilità e la sosta può essere in qualche modo un fornitore di aziende, partner commerciali che si avvalgono dei servizi di sosta a loro volta per i propri dipendenti o per i propri clienti, anche attribuendo carte prepagate che in quel caso sono nominative e che quindi meritano, ecco, una particolare attenzione sul trattamento dei dati personali. Certamente, e qui mi ricollego anche all'intervento precedente dell'avvocato, il primo passo è quello dell'individuazione della definizione dei ruoli sul trattamento dei dati, quindi chiarire chi è il soggetto che la legge individua come diciamo responsabile di definire e stabilire le modalità del trattamento, organizzarmi a livello interno sia individuando secondo quello che la normativa mi impone gli amministratori di sistema, e così come i soggetti che all'interno della mia organizzazione sono autorizzati e legittimati, quindi i miei dipendenti che possono trattare quei dati, che devo individuare con un atto formale e che devo istruire e che allo stesso tempo devo poi periodicamente aggiornare e formare sul trattamento di queste informazioni personali, e poi ovviamente avere immediata anzi preventiva valutazione di quelli che sono i fornitori di cui mi avvalgo nel trattare questi dati personali, valutandone appunto l'adeguatezza e soprattutto definendo con un atto giuridico ad hoc quelle che sono i doveri e le istruzioni a cui il fornitore deve attenersi nel trattamento dei dati personali che tratta per mio conto. È chiaro che tutto questo può essere poi tutta quella che sono gli adempimenti previsti dalla normativa, sono diciamo in qualche modo devono essere gestiti passo dopo passo, e quindi sia nella gestione dei sistemi informatici sia poi nella gestione di quelli che sono gli adempimenti da un lato più burocratici ma che poi hanno la loro centralità, come la tenuta dei registri di trattamenti per le attività di trattamento dati personali che svolgo, sia la tenuta di un registro di trattamenti per le attività che svolgo per conto di altri player, quindi come quello che la normativa chiama responsabile esterno, la gestione di tutti quanti le richieste che mi pervengono da
da parte degli utenti, degli interessati, a cui il regolamento europeo sulla protezione dei dati attribuisce la possibilità di richiedere a chi tratta i dati l'esercizio di un diritto di accesso, un diritto di cancellazione, di opposizione al trattamento. Ecco, per adempiere a tutti questi, diciamo così, requirement previsti dalla normativa, è necessario adottare delle procedure specifiche che consentano appunto poi di standardizzare lo svolgimento di queste attività. Un focus particolare sull'informativa, che poi costituisce forse l'adempimento principale nell'ambito della mobilità rispetto a quelli che sono rispetto a quelle che sono le attività di trattamento dati personali, informativa di cui qui abbiamo riepilogato diciamo i punti principali, quindi dare all'utente una immediata impressione di chi è il titolare del trattamento, di che per quale ragione tratta i miei dati, per quanto li conserva, dove li mette, quindi se li trasferisce all'estero, la possibilità riconosciuta all'utente di poter esercitare i propri diritti, e soprattutto quello a cui anche l'autorità garante poi diciamo in qualche modo nei suoi ultimi provvedimenti evidenzia sempre l'importanza, è quella di poter assicurare anche un doppio livello di informativa, quindi un'informativa che sia facilmente accessibile e che poi mi rinvii magari per chi magari ha questo particolare interesse alla tematica privacy, ad una versione completa anche mediante un link o un QR code che faciliti in qualche modo il cliente, ecco, nel reperire queste informazioni. Tutto questo perché chiudo perché sicuramente la privacy è un adempimento che ci consente di riflettere, rivedere, ottimizzare i processi, ma perché poi anche un impatto sanzionatorio non banale dal 2018 con l'entrata in vigore del regolamento europeo sulla protezione dei dati, e che quindi richiede, ecco, una particolare attenzione rispetto a quelli che sono gli adempimenti e le attenzioni che le aziende, soprattutto le aziende che operano in un mercato che sta andando verso sempre di più verso una digitalizzazione complessiva, devono fare attenzione. Grazie avvocato. Chiedo personalmente scusa sia all'avvocato Vescio che a lei, perché abbiamo fatto un programma che era forse molto più stretto per quello che riguarda la complessità dei temi che giustamente stavate introducendo, però sicuramente sarebbe opportuno che organizzassimo un workshop per poter approfondire questi temi. Se tutto va bene, potremo avere, se siete disponibili, una sessione dedicata nell'ambito di un congresso che terremo a Firenze a maggio, e questo sicuramente diventa un tema che ha bisogno veramente di un approfondimento di tutta un'altra natura. Quindi grazie moltissimo per adesso, e avremo auspicabilmente la possibilità di approfondire e utilizzando il vostro straordinario expertise. Quindi grazie. Abbiamo delle domande che vi sono state girate, quindi vi troverete nella chat. Ringrazio anche per questo. Adesso andiamo sulla seconda parte, che diventa un excursus interessante per farvi capire il tipo di magia che sta venendo fuori per quello che riguarda gli aspetti gestionali, avendo a disposizione i dati, cioè i dati che provengono dal nostro settore ci stanno mettendo in condizioni, come vedrete a breve, di avere la possibilità di affrontare tematiche svariate. Ho avuto, guardo Roberto Andreoli, ho avuto la richiesta da Paolo Cambola di anticipare la sua presentazione perché ha un controtempo, quindi passerei la parola a lui, che lui ci tratterà, illustrerà un tema interessante, è quello che riguarda come hanno utilizzato i dati, l'analisi dei dati ampi, lunghi e impegnativi per studiare come organizzare e pianificare la predisposizione delle ricariche per i veicoli elettrici. Dottor Cambola, Head of Airport Planning all'ADR, la parola a lei. Grazie.
Intanto grazie molte a tutti, ho ascoltato quasi tutti gli interventi e credo che questa sia una sessione interessante dal punto di vista anche di prospettiva da utente in particolare. L'intervento di stamattina è così come anticipava il Presidente, è invece relativo all'utilizzo della piattaforma di cui dispone l'aeroporto, in particolare Aviare Mobility, per la pianificazione degli interventi futuri, in particolare sulla parte di mobilità elettrica, e assicurare quindi la piena compliance sui trend internazionali relativi appunto alla predisposizione di tutto ciò che governa appunto l'implementazione dei punti di ricarica e quindi di mobilità elettrica. In particolare ci faceva piacere all'inizio avere un po' un quadro, darvi un po' un quadro di quale sia il ranking internazionale in cui si trova l'Italia, in particolare Roma, dal punto di vista di passeggeri e quindi del trasporto aereo. Come vedete l'Italia a livello europeo rappresenta il quinto mercato, ancora lontano diciamo dai 100 milioni di passeggeri in più anno che gestisce per esempio il Regno Unito, e così all'interno, nel grafico a destra, all'interno del panel dei primi 6-7 aeroporti vedete che siamo appena dietro gli spagnoli e poi ovviamente i bacini di Londra, di Parigi, Amsterdam e Francoforte hanno sicuramente un impatto sempre importante. Questi numeri si riferiscono ad un periodo pre-pandemia. Fiumicino ha una vocazione comunque intermodale da 2000 anni, l'aeroporto in particolare si trova molto vicino alle aree archeologiche dei vecchi porti imperiali, preesistenti porti imperiali degli imperatori Claudio e Traiano, quindi abbiamo una difficoltà da una parte, un'opportunità dall'altra, in più di altri scali, proprio perché il vincolo archeologico rappresenta per noi una mission da preservare. Per quanto riguarda gli obiettivi, mi scuso ma sono veramente in un'area operativa in questo momento e quindi se ogni tanto sentite qualche annuncio vi chiedo insomma già da ora di avere un secondo di pazienza. Per quanto riguarda gli obiettivi del nostro lavoro, abbiamo cercato di individuare gli scenari evolutivi del trasporto in termini di mobilità elettrica per cercare poi di traguardare quelli che potessero essere i dimensionamenti che poi ci aiutano nel futuro a disporre appunto di tutte le dotazioni assolutamente necessarie. Per cui abbiamo intanto basato i nostri studi sulle previsioni nazionali del Piano Nazionale dell'Energia e ottimizzato queste previsioni sulla base dello storico dei dati ADR. Abbiamo impostato un algoritmo che ci consente di stabilire che ogni veicolo in accesso può avere necessità di ricaricarsi. Abbiamo suddiviso le ricariche in secondo due tipologie, la lenta appunto e la ricarica rapida. Abbiamo impostato un algoritmo che prevede che il sistema delle ricariche sarà controllato da un software evoluto real time. E abbiamo determinato quindi sulla base di queste assumption il vero e proprio carico massimo che ci consente quindi, salve le diverse assumption, la determinazione dei valori di potenza utili per il dimensionamento delle reti. È importante lo schema di flusso che vediamo perché alla fine è molto semplificato, però ci ha consentito di ragionare su diverse conclusioni e avere quindi un indirizzo finale chiaro.
Lo studio è stato redatto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Energetica dell'Università di Roma La Sapienza, e questo lavoro ha costituito anche ha consentito la pubblicazione di un articolo presso una delle riviste principali di Airport Energies internazionale. Come vedete, per ricavare poi i carichi e le potenze, abbiamo estratto dal database di Adire Mobility, quindi di cui l'ingegner Fraccari è il nostro direttore generale, abbiamo estratto i dati di tutto l'anno 2019 relativi a tutte le aree di parcheggio, sia quelle definite con accesso solo esclusivamente dei passeggeri, sia quelle definite con accesso per gli operatori portuali. Importante perché attraverso le targhe siamo riusciti a risalire all'età media dei veicoli, e quindi, come sapete, questo è molto importante per avere una calibrazione di un modello di simulazione che si basa su dei trend, come per esempio il trend definito dal Piano Nazionale dell'Energia. A questo abbiamo matchato anche la previsione di vendita di veicoli elettrici, quindi la penetrazione dei veicoli elettrici sul mercato nazionale e regionale. L'abbiamo correlato anche con il nostro database, per avere alla fine la determinazione di quelle che poi sono state le vere e proprie, i veri numeri di veicoli che secondo la stima nei prossimi 10 anni avranno la necessità di essere ricaricati. Da qui abbiamo determinato la ripartizione tra ricarica lenta e veloce in funzione della tipologia di parcheggio alle quali questi punti di ricarica sono assegnati. Assegnando una ricarica veloce esclusivamente a quegli operatori aeroportuali tipo taxi e NCC che hanno un turnaround molto rapido e che quindi in mezz'ora, sostanzialmente anche meno di mezz'ora, possono o devono garantire l'operatività dei propri mezzi, assegnando invece la ricarica più lenta ai veicoli che abbiamo visto statisticamente nei parcheggi operatori e nei parcheggi per passeggeri hanno una sosta al di là delle 24 ore. Ecco che la potenza landside è stata quindi ottenuta matchando le previsioni di vendita di veicoli elettrici, la consistenza e la tipologia dei parcheggi, la ripartizione lenta-veloce. A questo punto, in funzione dei numeri dei punti di ricarica assegnati nei vari parcheggi, abbiamo determinato la potenza installata. Attenzione che rispetto all'effettivo carico contemporaneo, come appunto anche la pratica ci insegna, abbiamo tenuto conto di fattori di contemporaneità proprio grazie all'analisi degli enormi database di ADR Mobility, che appunto ci hanno consentito di misurare istante per istante durante tutto il corso del 2019 per tutti i parcheggi la sosta di ogni singola targa che aveva un ingresso dalle barriere. Quindi la potenza contemporanea è anche il frutto di un ulteriore ragionamento sul fattore di contemporaneità. Per cui diciamo che la parte landside, quindi tutto il mondo lato terra, quindi dei veicoli passeggeri e dei veicoli operatori e fruitori, l'abbiamo risolto e determinato così. Sulla parte invece side abbiamo fatto considerazioni che ovviamente dove ADR Mobility non poteva dare un contributo, i mezzi elettrici per l'assistenza degli aeroplani hanno una diffusione un po' più lenta rispetto ai veicoli utilizzati normalmente per la circolazione nelle strade, e quindi abbiamo previsto che entro il 2026 comunque ci possa essere una penetrazione del 100%, proprio perché abbiamo un numero degli handler, di coloro che prestano servizio, particolarmente contenuto, e quindi possiamo conoscere anche dei piani
di implementazione di queste macchine, assegnando anche delle potenze che sono delle potenze standard rispetto appunto a dei cataloghi presenti sul mercato. E il ragionamento che abbiamo fatto è riassunto nella flowchart, quindi partiti dalla consistenza attuale della flotta e dalla previsione di crescita dei movimenti degli aeroplani. Sappiamo che ogni movimento aeroplani ha una certa aliquota di mezzi di assistenza strettamente necessaria. Abbiamo applicato negli anni la percentuale crescente di penetrazione dei mezzi elettrici, trovato il numero di mezzi elettrici, abbiamo ripreso i dati dei nostri mezzi, perché anche ADR possiede degli equipment, dei grandi equipment, per esempio di spalaneve, più che tutti i mezzi per l'assistenza ai passeggeri con ridotta mobilità, assegnato anche qui un fattore di contemporaneità e trovata la potenza, diciamo, da prevedere, la potenza da installare. Vedendola da un punto di vista generale, per quanto riguarda il nostro primissimo obiettivo, che è raggiungere la net zero carbon entro il 2030, quindi non entro il 2050, la possiamo raggiungere se siamo in grado di produrre 3,2 megawatt entro il 2030 e quindi dotare in maniera capillare i nostri parcheggi dei punti di ricarica corrispondenti. L'evoluzione che abbiamo raccontato, che ho raccontato nei diagrammi di flusso, ci porta al grafico, soprattutto al grafico che abbiamo a destra, che mostra come l'andamento, diciamo, dell'iperbole di costante crescita di penetrazione dei veicoli elettrici pone entro il 2030 una presenza di circa 25.000 veicoli in sosta. Grazie appunto alla suddivisione dei punti di carica media lenta e veloce e della cluster di fruitori, siano essi passeggeri, per esempio qua li vediamo in blu, più che operatori, taxi, NCC e autonoleggi, solo un secondo. Le do ancora un minuto, se può, per favore. Un minuto. Grazie. Allora, sostanzialmente troviamo che i punti di ricarica presenti al 2030 saranno 7.000 e il fabbisogno di nuova potenza per la ricarica appunto associata ai veicoli che abbiamo detto sarà pari a 25 megawatt. Per cui fatto lo stesso discorso, come dire, nell'ambito airside, ci troviamo che l'elettrificazione dei mezzi di rampa ci porterà a una potenza installata complessiva di 13,6 megawatt. Chiudo con diciamo, delle tavole semplicemente che puntano l'attenzione proprio sui parcheggi. I 7.000 punti di ricarica sono suddivisi massimamente per passeggeri e operatori e questo ci consente, come dire, di avere più chiari degli obiettivi, di dare da quest'anno un forte impulso alle attività progettuali, dal prossimo anno anche a quelle realizzative, che allineeranno anche sull'aeroporto il fabbisogno alla domanda, e questo vuol dire comunque una grande ulteriore prospettiva evolutiva anche per il nostro scalo. Devo dire grazie all'utilizzo di questi dati con database veramente molto sofisticati, accurati e di sicuro utilizzo. Dottore, grazie moltissimo. Devo dire che questo è un altro di questi maxi temi che abbiamo nel nostro contesto, sulla quale dovremo dedicare molta attenzione. Quindi avremo l'occasione di ricollegarsi e, come si suol dire, visto che si parlava di energia e di ricarica, di riconnettersi. Quindi grazie per adesso e a presto. Adesso con tanto piacere invito Roberto Andreoli,
Roberto, che ormai ci sta frequentando assiduamente, noi stiamo molto grati per tutti i suoi contributi. Roberto è il direttore dei sistemi informativi, telecomunicazione e sistemi di bigliettazione dell'ATM SPA. Devo dire che insomma è considerato uno dei massimi esperti del settore, che addirittura è in una posizione anche molto importante sui tavoli di sviluppo di questi aspetti. Roberto, a te per una breve illustrazione su Big Data, Location Intelligence e la gestione dei dati nello sviluppo dei servizi di mobilità. Grazie. Guarda, grazie a te Lorenz, non so se si vede già la mia presentazione, ma sarò veramente molto, molto stringato, anche perché ho visto che avete già trattato argomenti di mobility as a service, di integration. Lorenz ha fatto tutto un quadro sugli standard internazionali, sulla necessità di scambiarsi dei dati, poi cioè, diciamo l'introduzione del coinvolgimento delle infrastrutture informatiche nei vari processi e non ultimo il trattamento ovviamente dei dati, che sono una quantità enorme in questo settore, in questo campo. Ma lasciatemi, guarda, io non volevo neanche parlare troppo di tecnologia, se no mi do veramente pochissimi minuti in modo da recuperare un po' il tempo. Allora, tra l'altro, curiosamente siamo reduci la settimana scorsa di un convegno analogo, ma sulle tecnologie del trasporto pubblico, dove ti devo dire, c'era anche Giorgio Pizzi, che insomma con piacere ho avuto l'opportunità di incontrare durante quel convegno. La situazione globale delle aziende di trasporto che hanno già intrapreso un cammino digitalizzazione, in realtà non sono così tante, almeno nel panorama italiano, ma in realtà neanche nemmeno il panorama europeo. Devo dire che francamente mi ritengo all'interno di una, diciamo, di una platea fortunata di aziende che hanno adottato e stanno adottando sempre di più tecnologie per informatizzare, diciamo, il processo dei dati all'interno delle aziende. Lasciami, guarda, una similitudine molto breve. Guarda, io, la vedete l'onda, no? L'onda è la digitalizzazione, vogliamo chiamarla, i dati, l'onda sono i dati, no? Le singole gocce sono i dati e l'onda è la digitalizzazione. Cosa vuol dire? Ci sono due opportunità. L'omino in mezzo è quello che cavalca l'onda. Quindi cavalca l'onda vuol dire essere anche padrone in qualche maniera della gestione di una possibilità di poter scegliere i dati, di gestire i dati. Altrimenti l'altra parte è fare lo spettatore. Ma fare lo spettatore cosa significa? Che prima o poi l'onda mi travolge. Sento qualcuno sotto, bisognerebbe togliere il microfono. Ma se si può spegnere i microfoni, per favore. Solo i relatori, lasciamo con il microfono acceso. Grazie. O lasciare che l'onda mi travolga, che probabilmente è anche insomma un approccio un po' sbagliato. Io volevo dare proprio quattro indicazioni fondamentali di come anche ATM ha affrontato la questione delle numerose base dati. Ne abbiamo già parlato in varie occasioni anche i miei colleghi durante proprio IPAC, dove, guarda, vi ringrazio come ospite di essere presente abbastanza continuamente. Guarda, ci sono alcune regole fondamentali. Regola 1, l'approccio corretto. Perché? Perché quando si parla di dati normalmente viene un po' di stress, viene un po' di paura, ma che dati c'ho? Faccio l'estrazione, non ce li ho. È sempre un po' un problema questo tipo, la gestione, perché spaventa molto. Io le capisco le aziende, no? Dicevo prima, aziende che non sono neanche dematerializzate, dove magari c'è il biglietto del trasporto ancora sulla carta, ok? Quindi stiamo parlando anche di questo. A aziende magari come ATM, come altre aziende del territorio, che fanno della bigliettazione un sistema elettronico integrato anche con la sosta. Quindi prima regola è l'approccio corretto, conoscere quali dati siano a disposizione, mantenere dei livelli di performance dei dati, e questa sicuramente è una fatica ma che colma indubbiamente un beneficio, porre l'attenzione sul trattamento dei dati e sulla sicurezza che questi devono mantenere all'interno di un asset, parlo di sicurezza IT, cyber security, e rivalutare soprattutto i dati e metterci la testa per la governance in modo da poterli utilizzare per altro. La gestione dei dati è una gestione che ormai è democratica, è democratizzata, si parla di dato democratizzato, vuol dire che deve essere, diciamo, a disposizione di tutti, nella maniera più corretta possibile. Regola fondamentale numero 2, affettare l'elefante. Adesso mi direte, e prendere spunto soprattutto da quello che c'è già. Adesso mi piglierete per matto, ma mi direte, cosa c'entra l'elefante con i bruchi, i vermi e i ragni? Ma
Guardate un po', noi dobbiamo cercare di imparare da quello che c'è, come quello che abbiamo fatto in ATM nel corso di un cammino che ci ha visto, insomma, partecipe anche e soprattutto nella sosta negli ultimi anni. Parliamo di questo, no? Quindi parliamo della dissezione di ragni, di vermi e di bruchi. E direte, va bene, cosa c'entra? Attenzione, cosa c'entra? Ti ho detto, imparare da quello che c'è, sezionare. Sezionare cosa vuol dire? Prendere il bruco, il verme e il ragno, tagliarli con un bisturi e tagliarli con diversi bisturi, tra i quali uno dei bisturi più importanti è proprio il parcheggio e la sosta su strada. Vedete, no? le sezioni diventano i parcheggi, perché il parcheggio divide un utente che arriva in macchina in un certo posto da quello che prende poi dopo in tutta la catena e la filiera successiva. Guarda, ti dico una cosa, eccoli qua i nostri insetti metropolitani, vedi cosa sono? Il bruco, il verme e il ragno. Non ho detto niente di troppo diverso. I bisturi in mezzo cosa sono? Sono i treni della metropolitana, sono gli autobus che girano, sono i nostri utenti con le mille esigenze che hanno, sono gli ambiti della sosta su strada e i parcheggi su strada. Quindi vuol dire affrontare in maniera metodica il dato che io ho a disposizione, sezionandolo nella maniera migliore possibile. Terza regola fondamentale, partire da quello che c'è. La regola me lo son data, l'approccio me lo son dato. Signori, non è un problema tecnologico, le tecnologie sul territorio ormai ce ne sono N, no? Da quelle più fruibili, l'app, che è il contatto col cliente, a quelle, diciamo, che stanno un po' nella penombra, la modalità di parcheggiare. Ci sono vari tipi di tecnologie sul territorio, dai sensori, che magari sono un po' una cosa obsoleta per l'utilizzo sul territorio di parcheggio, piuttosto che parcometri, app per parcheggiare, numerazione degli stalli, telecamere intelligenti che vedono se è parcheggiato o meno, sistemi di controllo e sanzione della sosta attraverso le telecamere, tante cose. Noi dobbiamo vedere la mobilità come una cosa 3D, non più 2D. Non c'è più il 2D nella mobilità di Milano soprattutto. Cosa vuol dire? Che i dati della sosta conducono un ruolo attivo insieme al trasporto, insieme anche al trasporto privato e gli altri ecosistemi di trasporto, per fare divenire la mobilità un modello tridimensionale. Regola 4, fare dei dati un sistema. Cosa vuol dire? Che io prendo i dati della sosta, prendo tutti i dati che io ho, in qualche maniera, se ci ragiono con l'animo dovuto, ho una base dati che è l'oro di questi anni qua, lo sappiamo tutti, che posso utilizzare in qualsiasi tipo di modalità io voglia. Vedete qua il controllo dei passeggeri, conteggio quanta gente gira, in ambito pandemico che viene fuori completo perché l'autobus è troppo pieno, l'app di prenotazione degli autobus, insomma tantissime cose. Attaccato ovviamente a questo c'è la progettazione di un ecosistema. Perché la progettazione di ecosistema? Perché devo passare in qualche maniera dalla carta alla digitalizzazione di un qualcosa che mi permetta davvero di fruire dei dati in una maniera sintetica e dare, perdonatemi, lo cito perché ovviamente è anche il direttore della sosta di ATM, e dare a Mosconi un quadro che lui apre ogni mattina e mi dice guarda come va bene questa zona, guarda come va male quest'altra, o guarda che magari possiamo intervenire in una maniera diversa. Okay? Ovviamente senza le authority e senza un'organizzazione, diciamo, a livello più alto, questo non potrebbe essere possibile. Nelle regole di ecosistema, importante la standardizzazione, non mi dilungo, l'hai detto tu, Datex 2, altre cose, c'è l'Alliance for Parking Data and Standards che la definisce, ci sono tanti metodi per scambiarsi i dati in maniera facile, non è più un problema tecnologico. SLA, dati, protocolli. I numeri di Milano li abbiamo visti, non volevo dilungarmi troppo perché così rimango anche sintetico nel mio intervento. Ci sono, tu hai detto 26 milioni sul territorio europeo, questa probabilmente è una goccia che però c'ha del suo, no? Vedete, quindi tiro su un cruscotto, apro un ambito di sosta e mi dice come sta andando l'ambito di sosta. E in base a quello che io posso decidere come va. Ho da una parte l'ambito di sosta, dall'altro i passeggeri trasportati perché in quell'ambito lì ci sono degli autobus, cioè sono due fermate della metro, c'è magari anche altre mobilità più leggere, monopattino, car sharing, bike sharing, nello stesso magari ambito sostenibile. E lì fa la differenza, andare a trattare i dati in una maniera integrata, sezionandoli come dicevo prima, affettandoli come l'elefante, perché aggredirli tutti insieme sarebbe possibile, per dare veramente a questa intelligenza artificiale di cui parliamo tutti ultimamente un'efficace ed efficienza, marketing sharing, volume di transato, bilancio pagamenti sanzioni, stato di occupazione delle aree di sosta, sono tutte cose su cui ATM sta lavorando molto pesantemente e che faranno la differenza da qua al futuro della nostra mobilità cittadina. E mi chiudo qua.
Roberto, grazie, grazie moltissimo. Ci siamo veramente fatti un volo veloce ma incisivissimo. Quindi possiamo dire che per creare un sistema sostenibile abbiamo necessità di usare uno strumento che lo supporta. Cioè, quindi questo strumento è la digitalizzazione. Cioè, senza la digitalizzazione non siamo in grado di andare ad affrontare l'impostazione dei sistemi complessi. Quindi, grandissimo, grazie mille. Tieniti sempre prenotato per i prossimi eventi, insomma, quindi senza problemi. Ti ringrazio, vi ringrazio moltissimo, grazie. Grazie, grazie, grazie tante. L'ultima presentazione in questa sezione, passo la parola a Antonio Fraccari, che è il nostro vicepresidente e consigliere delegato nella DR Mobility, e racconterà come ha approcciato l'uso dei dati per ottimizzare una gestione integrata della sosta nell'ambito dell'aeroporto di Roma. Antonio, a te. Buongiorno a tutti. Innanzitutto qui rappresento quello che è, diciamo così, il nostro sistema, o perlomeno le parti principali del nostro sistema di acquisizione dati in ADR Mobility, che gestisce circa 20.000 posti auto negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Noi abbiamo un parking management system con circa 200 corsie di ingresso e di uscita di Scheider-Bachmann. Abbiamo 30 parcometri fra Fiumicino e Ciampino e abbiamo una serie di altre applicazioni, che sono circa una decina, in ambiente Java, e sono appunto applicazioni dedicate ai nostri clienti B2B, quindi ai nostri clienti aziende, come appunto l'applicazione for corporate, al portale operatore, al portale che stiamo sviluppando con le autorimesse. Tutti questi sistemi scaricano dati in un concentratore, in un data warehouse, che voi vedete rappresentato al centro della slide. Da quel data warehouse noi abbiamo sempre diciamo preso e abbiamo elaborato i dati in varie forme, normalmente fino all'anno scorso con database basati su progetti. Dall'inizio di quest'anno abbiamo cambiato questa modalità, abbiamo investito in un nuovo software dell'azienda COWI, che si basa invece su PIC, che sostanzialmente mette in relazione varie altre informazioni che provengono dal mondo esterno, come appunto per esempio il database del volato, il database dei passeggeri, del numero di passeggeri che sono partiti con i vari voli, mette evidentemente in relazione le nostre politiche tariffarie, mette in relazione il web scraping, potrebbe mettere in relazione condizioni meteorologiche, quindi a seconda del tempo io sono diciamo di scelgo di venire con il mio mezzo privato, con il mezzo. Fino a ieri cosa abbiamo fatto? Come probabilmente molti che ci stanno ascoltando, fino all'anno scorso abbiamo creato le nostre informazioni, abbiamo organizzato le nostre informazioni in diagrammi, in report, ognuno sostanzialmente separato da quell'altro. Quindi ne avevamo una per l'occupazione, per esempio con i vari segmenti dei nostri clienti, ne avevamo uno sulle durate della sosta, ne avevamo un altro ovviamente su transazioni e ricavi, ne avevamo un terzo, un quarto sui vari prezzi a seconda dell'anticipo di acquisto rispetto alla data di partenza, quindi inizio del parcheggio. Avevamo un report su quelli che noi chiamiamo repeaters, quindi clienti ricorrenti, che nel nostro caso sono comunque pochi, perché l'85% dei nostri clienti viene in aeroporto e nei nostri parcheggi una sola volta all'anno. Quindi avevamo una serie di report separati. Li abbiamo invece collegati in questo nuovo strumento che abbiamo, appunto sulla piattaforma Click, quindi sostanzialmente in tre aree. Una di follow-up, che ha all'interno 20 schermate, 20 report, tutti interattivi con l'altro. Quindi quando io vado a vedere un report, per esempio quello che so del
dei ricavi e seleziono nell'ambito del report dei ricavi un periodo piuttosto che un parcheggio, piuttosto che una lunghezza di sosta, una tipologia di cliente, un segmento, un periodo della settimana, automaticamente questo filtro mi viene riportato su tutti gli altri e così posso per esempio andare a vedere un'analisi di stagionalità, quindi come mi entrano e mi escono le macchine nei parcheggi. Stessa cosa per esempio sui grafici della media mobile, in questo caso dei ricavi, ma potrebbe essere delle durate della sosta piuttosto che dei ticket medi. Analogamente mi ritrovo la stessa scelta per esempio quando vado ad analizzare i miei segmenti di clientela, che noi ovviamente, come tutti quanti, non conoscendo il cliente, li basiamo sulla base dell'abitudine della sosta, quindi della durata della sosta, e li andiamo a vedere per esempio il giorno per giorno. Un secondo ambito è quello dell'occupazione. Noi prima avevamo sostanzialmente un grafico di occupazione che faceva vedere l'occupazione dei vari parcheggi in un ambito normalmente mensile. Adesso abbiamo 9 schermate che rappresentano appunto l'occupazione e che vanno a diciamo così, dettagliare la percentuale di occupazione dei parcheggi con varie modalità, per esempio anche correlandolo, come si vede qui, alle entrate o alle uscite, no? Quindi che occupazione ho in base ai momenti di entrata e di uscita, quindi ai momenti, diciamo, di traffico nei parcheggi. Altrettanto andiamo a vedere per esempio l'occupazione sulla base dei segmenti, quindi che occupazione ho in base ai segmenti dei miei clienti o che occupazione ho in base ai canali attraverso i quali vendo i miei parcheggi. Una terza e ultima area di questa parte analitica molto importante è quella del booking, delle prenotazioni. Qui abbiamo altrettanti 20 schermate che ci permettono di andare ad analizzare tutta la parte di prenotazione, tutta la parte quindi di booking online, e come la chiamiamo noi, e di e-commerce, come si sviluppa sia nel passato che nel futuro, con varie analisi statistiche. E ancora una volta tutto correlato, quindi quando io vado a scegliere per esempio un periodo, sto analizzando quel periodo particolare, ovviamente mi trovo quella scelta in tutti i grafici, in tutti i report, scelte che poi ovviamente posso modificare. Faccio questo accenno al machine learning perché, come voi sapete, si parla da pochi anni in realtà di machine learning, sostanzialmente dal 2015. Nel 2017 una nuova macchina per il gioco degli scacchi, AlphaZero, sconfisse quella che era la macchina, diciamo, fino allora più conosciuta e più potente del gioco degli scacchi, che era Stockfish 8. Stockfish 8 aveva all'interno sostanzialmente una serie di partite e di mosse, diciamo, dei migliori giocatori del mondo, in particolare 70 milioni di, scusatemi, alcune decine, alcune centinaia di migliaia di partite, e aveva la capacità di diciamo, analizzare 70 milioni di mosse al secondo, mentre AlphaZero era sostanzialmente un computer machine learning con una base iniziale di diciamo così di conoscenza. Su 100 sfide 28 furono vinte da AlphaZero, 72 finirono in pareggio contro appunto Stockfish, e in sole 4 ore AlphaZero aveva raggiunto la capacità di gioco di Stockfish, no? Tanto che i principali diciamo, giocatori di scacchi ritenevano la cosa quasi impossibile e rimasero sorpresi. Allora, anche nel nostro ambito noi abbiamo introdotto machine learning, è molto importante, poi vedremo perché noi ci trovavamo di fronte al problema, in particolare nel calcolo tariffario, di andare a valutare tutte le variabili, parcheggio per parcheggio, orario per orario, segmento per segmento, canale per canale, e quindi con una diciamo, variabilità molto alta nel nostro portafoglio parcheggi, sostanzialmente queste diciamo, attività fatte in manuale erano diventate praticamente come dire, impossibili da seguire con una certa ripetitività.
Abbiamo quindi appunto investito in un nuovo software di revenue management e in un nuovo algoritmo che per esempio basa i ragionamenti sul su come un posto auto vuoto possa essere riempito nel futuro e su come questa sosta debba essere agevolata con un prezzo basso o scoraggiata fra virgolette con un prezzo alto, a seconda appunto del fatto che possa togliere spazio a un altro veicolo che in realtà mi migliora le condizioni del mio parcheggio, in particolare ovviamente locali. Altra analisi che abbiamo fatto noi prima, come probabilmente molti che ci stanno ascoltando, avevamo diviso i nostri clienti appunto per segmenti, sostanzialmente andando a vedere quali erano i gruppi di sosta più di moda, inteso dire in senso statistico, no? Cioè quanti gruppi avevamo, che so, da 0 a 6 ore, da 6 ore a 18 ore, da un giorno a 4 e così via. Ovviamente questa analisi la facevamo con una certa cadenza, non potevamo farla tutti i giorni, non avrebbe avuto senso, ma l'analisi completa parcheggio per parcheggio normalmente durava sostanzialmente qualche buona mezza giornata. Adesso un nuovo sistema che appunto si basa su questi principi che dicevamo prima di machine learning in realtà è capace di risegmentare tutta la domanda della sosta sostanzialmente in pochi secondi ed è in grado di avere delle yield class, quindi dei segmenti non omogenei come facevamo prima appunto perché avevamo l'impossibilità di calcolarla, ma sostanzialmente divisi parcheggio per parcheggio. Quindi noi tipicamente per ogni parcheggio abbiamo 5 o 6 differenti segmenti di clientela. Abbiamo diviso la nostra clientela in 5 o 6 segmenti per ogni singolo parcheggio e noi di aree di parcheggio ne abbiamo circa 50. Questo è il problema che abbiamo risolto. Appunto, dicevo prima, se noi pensiamo che noi facevamo due interventi tariffari mediamente all'anno, quindi 180 giorni, 7 giorni di ingresso, 8 durate tipiche della sosta, 4 segmenti che erano quelli che avevamo prima e 6 parcheggi, questo è un esempio fatto per Ciampino, e se ci mettevamo dentro per esempio 2 condizioni meteo e 3 fasce orario di ingresso, chiaramente venivano fuori 1.400.000 possibili combinazioni assolutamente ingestibili manualmente, no? Quindi questo nuovo software e quindi la gestione poi di quei dati che abbiamo visto all'inizio ci ha permesso effettivamente di approcciare il tema delle tariffe in una maniera molto più veloce, molto più responsive, quindi molto più facile, no? di facile reazione, cosa che non avremmo potuto fare invece precedentemente senza questi. Qui finisce la mia presentazione. Grazie Antonio. Quindi quando vediamo questo, ricordo quello che diceva il presidente Mosconi all'inizio della sessione, che effettivamente il nostro settore ha fatto un giro e da tutta un'altra parte, no? Quindi oggi con i sistemi che abbiamo hai manifestato una delle cose che stiamo dicendo, che effettivamente la gestione della sosta è uno strumento potentissimo per regolamentare domande, opportunità e quant'altro, e quindi quasi possiamo dire che la sostenibilità intesa come sostenibilità ambientale, economica e sociale è un sistema complesso e si fonda su una logica di integrazione complesse, però ormai siamo già lì e possiamo fare tantissimo. Quindi ringrazio moltissimo per questa interessantissima presentazione e finalmente arriviamo alla nostra vetrina dello sponsor che molto pazientemente stava aspettando, Florentin Dervisci, from il R&D manager di Packit, ci illustrerà quello che sono le digital soluzioni che sta utilizzando per lo smart mobility, quindi l'indicazione che effettivamente quello che abbiamo a disposizione ad integrazione di tutto quello che è stato detto fino adesso. Florentin, grazie per la pazienza e non vediamo ora di sentirti. Grazie.
Oh, grazie a voi per l'opportunità. Adesso non so se vedete lo schermo e mi sentite bene. Allora, giusto due parole sul, per chi non conosce Parkit, cioè l'azienda è una realtà, diciamo, attiva con un'esperienza nel settore di oltre 30 anni. La nostra mission principale ovviamente è quella di fornire delle soluzioni all'avanguardia da un punto di vista dell'innovazione, però anche cucite intorno alle esigenze delle amministrazioni e anche dei gestori, comunque sempre orientate verso una mobilità intelligente e verso la digitalizzazione. La digitalizzazione perché porta dei benefici, porta meno stress, porta più tempo, più dati e sempre diventa molto, anche la mobilità diventa a sue volte molto più intelligente. Dall'altro lato anche i dati che noi andiamo a raccogliere per noi sono molto fondamentali, sempre diciamo, nel rispetto della privacy. Sono fondamentali ovviamente anche gli investimenti che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare nell'ambito di ricerca e sviluppo e system integration, che riteniamo ad essere ad oggi un componente abbastanza molto determinante ed importante. Parliamo di soluzione digitale, è l'unico diciamo, dispositivo che noi ad oggi non riusciamo proprio a sganciarsi, è il nostro dispositivo mobile, cioè quello noi lo portiamo direttamente ovunque e ce l'abbiamo sempre senso appresso. Per questo motivo, sul discorso del pagamento, della sosta o andare proprio alla dimensione del ticket, viene sempre direttamente utilizzato un'app mobile. Perché? Perché ad oggi si può valere di un ecosistema di soluzioni tecnologiche, digitali, integrati e integrabili che vanno a facilitare direttamente il cittadino nell'accesso e nella fruibilità dei servizi direttamente legati alla sosta. Dall'altro lato, forniscono anche ai gestori di dati affidabili. Che possono essere elaborati e possono attrarre delle informazioni utili riguardo alla sosta. Entrando più in merito, direttamente sull'app, oltre ovviamente alla funzionalità standard, ovviamente del poter pagamento del ticket, c'è la possibilità di poter geocalizzare l'auto e anche la geocalizzazione, anche di vedere anche l'occupancy direttamente verso quel parcheggio dove io voglio direttamente andare. La possibilità di poter impostare una destinazione e il sistema in automatico mi va a trovare quali sono i parcheggi quelli più vicini e anche allo stesso modo quelli più liberi. Un'altra caratteristica molto, molto interessante è l'integrazione direttamente che abbiamo fatto di due tecnologie, l'IoT e il Geofence. In questo caso l'utente non fa nient'altro che va a parcheggiare direttamente l'auto presso diciamo, delle strisce blu e all'utente arriva semplicemente una segnalazione, una notifica push-up all'applicazione dicendo guarda, ma se ti state che hai parcheggiato sullo stallo 1 dei 4, l'utente non deve fare nient'altro, preme un pulsante e iniziare la sosta. Questo perché mettiamo sempre direttamente l'utente al centro direttamente della soluzione. Sempre ovviamente la parte dell'applicazione siamo andati anche verso la grande distribuzione. Questi sono due use case, per esempio, del COP di Centro Italia e NaturaSì. Ci sono tutti questi piccoli diciamo, supermercati che stanno vicino al centro della città, dove veramente trovare il parcheggio è diventato sempre un problema. In questo modo gli utenti vengono facilitati chi direttamente parcheggia e va direttamente a fare la spesa per il supermercato, perché in questo caso tutto direttamente della sosta viene diciamo, azzerato dal parte del gestore. Però questo è un dato molto importante perché noi raccogliamo dei dati che dalla grande distribuzione possono essere utilizzati per poter classificare e clusterizzare direttamente degli utenti. Se ad oggi direttamente sul mercato ti fa direttamente un'offerta di un prodotto proprio a spot per tutti, raccogliendo dei dati, perché avendo un identificativo di un utente, avendo un identificativo di uno scontrino, io so che questo ID compra questi dati, riesce a classificare gli utenti e riesce a fare ovviamente anche delle offerte in base proprio alle esigenze del cliente. Sempre partendo un po' da questo, c'è un'altra applicazione, quella del Validate Me, molto più orientata verso il mondo retail. Questo perché sul mondo retail, direttamente anche lì siamo partiti da un problema che loro avevano principalmente. Hanno tantissimi utenti, però fidelizzare questi utenti diventa sempre diventa un problema, perché passiamo di un centro commerciale all'interno di altri negozi, ovviamente l'utente fa la tessera dei fidelity del centro commerciale, poi anche quello del negozio, diventava sempre un problema, nel senso per poter riuscire. Quello nel senso che gli è stato proposto è uno, regolamentare, già vai a regolamentare la sosta presso questi centri commerciali, sempre diciamo, applicando delle soluzioni abbastanza molto, molto digitali.
Così vai a facilitare molto la user experience dell'utente, così lui tramite l'applicazione può tranquillamente guardare direttamente se c'è posto libero, poi lo puoi indicare direttamente dove sono i posti liberi da poter parcheggiare. Dall'altro lato, lui andando a fare direttamente la spesa all'interno di questi negozi di centro commerciale e presentando direttamente la targa o del ticket, in questo caso se viene vietato. La spesa, ovviamente, tutto, diciamo, la spesa del costo della sosta viene azzerato, però dall'altro lato io, tra virgolette, sto fidelizzando direttamente il mio utente, perché anche qua c'ho direttamente tutti i dati cioè tutti i movimenti che ha fatto l'utente all'interno direttamente del centro commerciale, e a sua volta posso direttamente mandargli anche queste delle notifiche direttamente via push nel momento che si avvicina o nel momento che sta vicino al centro commerciale. Per esempio, noi in Aeroporti Roma la stessa applicazione l'abbiamo utilizzato anche per le società di autonoleggio. Loro invece, prima di avere una situazione abbastanza molto con il ticket, prendere, scontare, è diventato molto complicato. L'abbiamo molto digitalizzato tutto questo processo, poi dall'altro lato Aeroporti Roma raccoglie i dati ovviamente di autonoleggi sul veicolo, quante volte loro, diciamo, quanto sostano all'interno dell'auto, tutta la parte del turnaround dei veicoli e via. Dall'altro lato anche per loro è un beneficio molto, molto alto. E l'applicazione è abbastanza molto semplice direttamente per il gestore. Lui semplicemente fa un login, scannerizza e poi direttamente sconta il biglietto. Dall'altro lato il gestore del centro commerciale ha una dashboard dove va a vedere tutta la reportistica, tutti i dati, nel senso che vengono raccolti in base alle tutti, diciamo, i ticket che vengono direttamente proprio scannerizzati. L'altra cosa molto importante è che tutte le nostre applicazioni sono basate sulle API, vuol dire che questi possono essere integrati con qualsiasi sistema hardware, non siamo vincolati con uno, sono abbastanza un sistema abbastanza molto, molto aperto. E un altro problema ovviamente è che non vincoliamo l'utente direttamente di utilizzare l'app, perché pensiamo anche diciamo, sulle città turistiche dove hanno abbastanza tanti turisti, non lo puoi obbligare al tuo turista di scaricare direttamente un'applicazione che lo può utilizzare una o due volte. Perciò qui c'è sia la versione direttamente app per dispositivi, quello iOS e Android, ma può essere utilizzata direttamente anche nella versione web, cioè un utente che arriva solo una volta in un outlet che alla fine non gli interessa di poter scaricare l'app, però lo vuoi farle, diciamo, facilitare a sua volta la sua esperienza, diciamo, sul pagamento della sosta tramite un QR code molto semplice, scannerizza, paga ed esce direttamente dal parcheggio. Noi ovviamente puntiamo molto sui dati, la tecnologia è una cosa molto fondamentale, ma dall'altro lato è anche un passaggio strategico in grado di portare ovviamente la cultura dei dati a livelli aziendali. Noi ovviamente con la nostra suite degli applicativi e con il nostro collettore riusciamo a raccogliere questi dati e portare sulla piattaforma della Business Intelligence in modo da poter diciamo, aiutare il gestore di essere guidati dai dati, perché così può prendere ovviamente delle decisioni basate sui fatti oggettivi e non su sensazioni personali. Grazie a tutti. Florentin, si vede che sei uno dei tecnici esperti nel contesto della sosta. Stai molto attento ai tempi, quindi complimenti, bravissimo. Insomma, quindi se ci sono sistemi di sosta che fanno pagare al minuto, non sgari tu. Insomma, quindi molto molto bene. Io siamo Grazie. andati non lunghi, lunghissimi. Abbiamo avuto una panorama veramente notevole. Dico solo una questione di operativo, che tutto quello che riguarda le domande che ci sono arrivate da tutti i vari partecipanti, le vedremo con i vari relatori e vi faremo avere le risposte a riguardo. E per la chiusura di questa, credo, straordinaria sessione, passo la parola al mio presidente. Fabio, a te. Lorenzo, siamo rimasti io e te oppure alle 2:20 c'è No, ancora? no, no, ci sono, ci sono, ci sono. Siamo ancora in tantissimi, cioè abbiamo circa ancora 120 persone collegate, insomma. Questa è una cosa stupenda. Io credo che a questo punto ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato a questa mattina. Abbiamo esplorato il mondo della digitalizzazione in tutti i suoi aspetti. Abbiamo finalmente dimostrato che il mondo della sosta è un elemento della mobilità, è un servizio della mobilità ed è una cosa che
in questo momento ha una potenzialità di sviluppo enorme. Abbiamo visto di tutto, anche la presentazione di Antonio Fraccari, nella quale ha presentato questa BI che ha a disposizione, le consente di fare quello che soltanto 5 anni fa probabilmente era impensabile. Oggi stiamo veramente facendo il salto in avanti e il salto di qualità. Quindi questa cosa è una cosa che dal punto di vista nostro come associazione, ma poi ripeto, con l'obiettivo di interagire con tutti coloro che avranno l'opportunità e la voglia di lavorare con noi dal punto di vista delle associazioni, dal punto di vista dei partner industriali, eccetera, cercheremo di aprire il più possibile il nostro mondo rispetto a quelle che potenzialmente sono le logiche di sviluppo dei sistemi, e sono assolutamente tante, e poi soprattutto in una logica di sviluppo del paese, lo abbiamo detto prima, no? Stiamo partecipando a un tavolo dove parliamo di PNRR, dove parliamo di 3 città metropolitane, progetti su 3 città metropolitane, su 7 città ulteriori, quindi un ampio spettro di sviluppo del sistema. Quindi un grazie a tutti. Il prossimo appuntamento quando lo facciamo? All'inizio dell'anno, il prossimo anno. Inizio del prossimo anno. Parleremo ancora di massa, parleremo ancora di dati, parleremo ancora di tutti questi argomenti che effettivamente stanno con molta probabilità cambieranno il paese. Per cui grazie a tutti, grazie a te Lorenzo perché hai moderato come al solito questa giornata in maniera eccellente. Grazie ai relatori e un arrivederci da AIPAC. Bene, aggiungo solo una cosa Fabio, velocissimamente. Quando impostiamo i webinar, perché abbiamo avuto delle domande particolari di approfondimento, ovviamente con i webinar tiriamo fuori una serie di pillole per quanto riguarda le tematiche che sono in discussione. Come abbiamo detto prima, noi stiamo lavorando, preparando anche la strada per arrivare al congresso di 2 giorni che si svolgerà a Firenze nel mese di maggio. Quindi lì sicuramente con tutti questi argomenti ci saranno i provvedimenti e più che altro lì sicuramente dedicheremo moltissima attenzione a quelle che sono le tavole rotonde, in modo tale che c'è un ampio dibattito sulle varie tematiche. Quindi anche da parte mia grazie e alla prossima.